Sì, alla terza giornata del laboratorio dal basso ASLA non verba. Ringraziamo, il laboratorio è realizzato con il contributo dell'iniziativa Laboratori dal Basso, azione della Regione Puglia, cofinanziata dall'Unione Europea attraverso il PO, FSE 2007-2013. Ringraziamo anche i partner che hanno sostenuto l'iniziativa, come Stay Sinergico Coworking a Sud, iProject Lab, iMove Puglia, media partner del laboratorio, The Cube, le officine Cantelmo che ci ospitano, FabLab Lecce e cometiveste.it. Gli organizzatori del laboratorio sono una società, Vinole d'SRL, che si occupa, è una start-up innovativa in ambito della moda e crea delle borse con una luce all'interno e un caricatore di device wifi. Con un po' di Margherita, associazione culturale, io sono vicepresidente Francesca Margherito e c'è anche mia sorella, la presidentessa dell'associazione, che si occupa di rivalutazione della tradizione in chiave innovativa. Ed abbiamo il nostro Giorgio Scolozzi, appassionato di moda e di innovazione. Quest'oggi vi presentiamo la nostra ospite, Alessandra Chiara Guffanti. Presidentessa del Sistema Moda Italia Giovani, dimmi se vado bene, e inoltre titolare dello showroom Guffanti, si occupa, si prende cura quindi della distribuzione delle linee fashion donna, bambino, Sposa. sposa nei mercati internazionali, in particolar modo nei mercati russi e asiatici, Giusto. corretto? Perfetto, perfetto. Perfetto, lascio il palchetto a te, la scena, e ti seguiremo con attenzione. Benissimo, grazie mille allora. Grazie ancora. Prendo questo. Sì, certo. Fantastico, fantastico. Allora, intanto buongiorno a tutti e siete tantissimi. Io pensavo proprio a un piccolo incontro, invece già ho una bella scoperta che c'è proprio una bellissima partecipazione oggi. Beh, intanto invito chi è arrivato in fondo di raggiungerci anche più avanti, perché forse ci sono un po' di file, se volete spostarvi ci fa piacere essere tutti più vicini, anche voi se volete. Beh, è l'opportunità innanzitutto di ringraziare la Regione Puglia e l'Associazione Laboratori dal Basso. Come anche tutte le persone che sono intervenute a livello personale o a livello proprio imprenditoriale per organizzare questa attività. Perché voglio dirvi che siete un unicum. Forse non vi è chiaro quanto in questo momento in Italia siete un'iniziativa veramente speciale e l'opportunità di dialogare è forse una di quelle cose sulle quali non si capisce mai il valore fin quando un giorno si cercano le risorse e non si trovano. Allora, mi piacerebbe condividere assieme a voi alcune cose che ho conosciuto negli ultimi mesi, sentire cosa ne pensate e capire come possiamo renderle più utili anche per il vostro proprio di percorso. Allora, mi hanno raccontato che oggi ci sono intanto tre scuole importanti, l'Istituto Calcagnini. Io vi chiedo magari per alzata di mano per capire chi c'è dell'uno e dell'altro. Fantastico, ciao a tutti. Poi l'Istituto De Pace. Ah, wow, ecco, benissimo. E poi l'Istituto Cordella, che forse, ecco, che è arrivato, esatto, mi dicevano che ci sarebbe stato. E poi c'è anche qualche libero professionista, qualcuno che è venuto più per la sua azienda. Beh, riconosco intanto un'amica qua in sala e poi fashion blogger, che anche lei ha un percorso molto interessante. E poi non so se forse c'è qualcun altro non citato per ora. Direi che ci siamo raccontati tutti. Fantastico. Beh, io ho davanti a me quelle che sono le vitamine dei prossimi 10 anni, perché voi con le vostre scelte rappresenterete l'opportunità o meno, questo sia chiaro, l'opportunità o meno per le persone con cui lavorerete di creare veramente un qualcosa di differente. Allora, partiamo un po' dall'esordio, da dove nasce la possibilità di essere qua oggi? Qualche anno fa ero in azienda impegnata con queste giornate che ormai, insomma,
ti occupano più della metà del tuo tempo nel tuo ufficio e mi dicevo, ma questo problema non lo so risolvere, quest'altro non ho capito come trovare una soluzione, perché in verità non avevo capito il meccanismo. Cioè la soluzione nel nostro quotidiano non possiamo sempre averla noi stessi. Deve essere probabilmente un metodo quello che noi impariamo per risolvere la complessità di questo mondo, tessile o di qualunque settore esso sia. Per cui mi sono iscritta all'Associazione delle Imprese. In questo caso sono di Milano, mi sono iscritta all'Associazione di Milano, però so che c'è una referente anche qua a Lecce, validissima, guidata da una cara amica Viola Margiotta. E effettivamente all'inizio ho detto, ma perché frequentarli? Tutto sommato in questa associazione, allora c'erano l'associazione territoriale, aziende di tanti altri settori, chimica, farmaceutica, io facevo il tessile, però poi c'era food, c'era meccanica di precisione. E ho capito una cosa, che avevamo a volte dei problemi simili, organizzativi, strutturali, risorse umane, perché inserire del personale, perché muoversi, perché andare a questa fiera. Tutto sommato erano delle problematiche che assieme non sapevamo risolvere. E condividere con loro le riflessioni per me è stato molto utile. Per cui qualche anno fa mi iscrivo all'Associazione di Milano, comincio a frequentarla, all'inizio c'era anche qualche festa, qualche momento un po' conviviale, perché ricordiamoci che l'impegno nasce da una motivazione, da una passione, la passione nasce quando ci si dedica, ma si trova anche il momento di sorridere assieme alle persone con cui si lavora, per cui era bello avere questi momenti di incontro. Comincio a frequentare e questa cosa mi prende sempre di più, perché capisco che più parlo con persone non del mio stretto settore, dunque legate a industrie diverse, e più imparo soluzioni per la mia azienda quotidiana, per come affrontare, per non sentirmi da sola nel gestire un problema con un fornitore, con un cliente, o piuttosto vedere opportunità dove non le avevo comprese. Questa cosa mi prende così tanto che addirittura investo proprio del tempo in associazione fino a seguirla in maniera continuativa. Dopo 3-4 anni che ero molto attiva sulla parte, insomma, come dire, del mio territorio, di Milano, dunque avevo conosciuto anche tante persone di altri settori, però legate a me fisicamente, penso che sia il momento di fare il salto e dico, ma sicuramente nel mio settore esiste un'importante associazione che mi permetterà invece di conoscere meglio il mio mondo, che è quello del tessile. E così comincio a frequentare Sistema Moda Italia. Sistema Moda Italia è l'associazione industriale che da moltissimi anni guida quello che è l'unicum italiano. Noi siamo l'unico paese in cui tu dal filo alla passerella puoi realizzarlo nel perimetro di questo della nostra Italia. Non c'è un altro paese al mondo in cui si può fare questo, e questo ci arriva dalla nostra cultura, dall'heritage che abbiamo industriale ma anche qualitativo delle idee. E effettivamente, avvicinandomi al Sistema Moda Italia, io stessa ho scoperto tanti passaggi all'interno del mio mondo tessile che ignoravo o forse conoscevo superficialmente, e mi sono accorta che questa conoscenza superficiale è molto diffusa, perché si parla molto di prodotto, si parla molto di mercati, però poi non si ritorna a scoprire perché si è arrivati a quel prodotto, a quei mercati. E è un po' come se uno avesse un bellissimo baule con dei gioielli, però ci fosse una polvere sopra, e aprendolo veramente ho visto proprio una luce. Ho visto che cosa gli italiani hanno saputo fare per la moda in tutti questi anni. Tante volte dico, quando incontro anche dei clienti internazionali, dico, ma secondo lei perché la Fashion Week di Milano, perché il momento di venire in Italia è un momento veramente speciale rispetto ad altri posti del mondo? La risposta a volte è confusa. È confusa perché non gli è chiaro il messaggio. Invece noi qua oggi siamo il messaggio. In questo paese si pensa, si elabora, si crea, si tesse e si arriva fino al prodotto finito. Non ci sono altri posti nel mondo in cui tutto questo può succedere in un unicum. E con l'associazione tessile ho imparato a conoscere tutti questi vari passaggi. Da un anno guido il gruppo giovani e è un'attività per me di scoperta, innanzitutto di scoperta dell'Italia, perché quello che si rappresenta spesso alle cronache o si vede nei servizi giornalistici, e dunque torno appunto a parlare sempre di prodotto finito, non è poi lo scenario corretto. In verità noi in Italia abbiamo una quindicina di distretti tessili, sicuramente la Puglia ne è uno significativo.
e abbiamo dei distretti che sono dislocati in zone in cui la storia, che parte anche da moltissimi anni fa e forse secoli direi, pensando al distretto serico di Caserta, dove i Borboni hanno fin da allora creato tutta un'area in cui le persone con i macchinari, financo anche elaborati da Leonardo da Vinci, sono stati in grado di costruire sistemi produttivi, tessere la seta per papi, regnanti, e forse non è noto magari ai giorni nostri come la cultura precedente, anche precedente all'Unità d'Italia, abbia influenzato fortemente la capacità produttiva in Italia. I 15 distretti che sono dislocati dalla zona di Treviso a Biella, Como, a Prato, per poi scendere in Italia e arrivare in Puglia, dove c'è una grandissima capacità di manifattura, di confezionamento, di stampa, dunque c'è una capacità anche di rapidità nella produzione, c'è molta risposta soprattutto con delle aziende snelle, capaci di dare un'attività sul confezionamento molto significativa. Passando poi al distretto campano, che è un distretto molto complesso, un distretto dove si dalla tessitura della seta si arriva a fare la sartoria uomo, bambino, sposa, si lavora anche assieme alla gioielleria, perché tutta la sartoria uomo attraverso tutti i suoi accessori cerca anche delle parti metalliche preziose. E tutto sommato questo è un ciclo che si svolge esclusivamente in una regione, per cui molto articolato. Insomma, iniziare a frequentare l'associazione mi ha aperto un mondo, che è stato proprio quello di scoprire tutto il processo che c'è in Italia, molto articolato, sul tema del tessile in tutti i suoi distretti. Ecco perché quando ho ricevuto l'invito a venire qua, l'ho trovato una bellissima opportunità, perché assolutamente le aziende di altri distretti devono venire e conoscere meglio le opportunità che ci sono in Puglia e viceversa, in una sinergia che ci vuole un unicum rispetto al mondo. Sì, perché quando noi ci apportiamo pensando a che cosa il tessile, qual è il messaggio e l'opportunità che il mondo tessile offre all'industria italiana rispetto al mondo, è quella di vendere un prodotto che di nuovo ha delle caratteristiche speciali, però il mondo ci vede come un unico paese, non riconosce tutte le singolarità. Allora noi dobbiamo invece raccontargliele di più queste singolarità, forse è di nuovo qua la nostra specialità. Mi sono resa conto, parlando con molti imprenditori del tessile nell'ultimo anno in particolare, che il tema della formazione è uno dei temi che sanno meno risolvere. Mi spiego. Ci sono aziende che fanno confezionamento, che hanno tintorie industriali, che seguono la nobilitazione dei prodotti, ci sono aziende che lavorano proprio sulla parte di branding, dunque solo di stile, o viceversa, risalendo a molte la filiera, c'è chi si occupa di tessitura o proprio filatura. E quello che mi dicono è che spesso non riescono a trovare le risorse giuste da inserire, i nuovi giovani da prendere in azienda. Allora io cerco di capire, dico, ma perché questo problema? E mi dicono, guarda, forse perché non abbiamo dialogato a tempo debito con le scuole del territorio, ce le siamo a volte dimenticati, o forse abbiamo dialogato ma non abbastanza, perché oggi che abbiamo bisogno di collaboratori motivati, capaci, che vogliono anche imparare lavorando da noi, per cui facendo un tirocinio veramente formativo, forse non sono tantissimi, o forse non abitano vicino a noi perché abitano in un'altra zona d'Italia, o forse dobbiamo trovare una sinergia. Questo tema della formazione è un tema importantissimo. È il tema di cui le aziende hanno in assoluto più bisogno. Forse è quello meno noto alle cronache, ma vi assicuro che è quello su cui si gioca la partita della capacità di rilancio. Allora voi siete veramente il sale di quello che verrà nelle aziende, anche se magari non è chiaro a ognuno di voi oggi. Io quando andavo a scuola non potevo capire in che modo la mia personalità, il mio desiderio, le mie capacità avrebbero influito sulle persone con cui avrei lavorato in futuro. Invece è stato illuminante un incontro che ho avuto a scuola, ero in quarta liceo, con una ragazza che aveva 10 anni più di noi e ci ha raccontato il suo percorso universitario e lavorativo. E io da quello che lei ha raccontato ho capito che innanzitutto doveva avere una grande passione. Cioè,
dovevo studiare ovviamente con impegno, ma soprattutto dovevo farlo, come dire, affidandomi alle persone con cui iniziavo a lavorare con il desiderio proprio come un'osmosi di capirne il più possibile, di capire tutte quelle regole che non sono scritte sui libri, che tu impari lavorando, che tu impari ascoltando, leggendo. Oggi abbiamo uno strumento meraviglioso che è internet, che ci offre l'opportunità di captare messaggi mondiali, non solo italiani, che siamo solo noi che possiamo decidere se leggerli o meno, dipende quanto ci dedichiamo a questi. Per cui, capito quel messaggio, ho deciso ovviamente di concentrarmi sugli studi che stavo facendo, in questo caso ero un quarta liceo, mi sono fatto la mia maturità, e poi ero convinta di fare l'avvocato, non c'era verso, dovevo fare l'avvocato, per cui ho iniziato a studiare diritto. Ho fatto diritto, ho fatto tutti i miei belli esami, arrivo alla fine alla laurea, e ho visto un sacco di polvere sui ripiani. Mi è venuto proprio male. Mi sono detta, non posso dedicare tutta la mia passione in questo settore, che è meraviglioso, quello del diritto, ma forse non mi dà il respiro che io cerco. E così mi sono spostata sul mondo del tessile. Beh, questa è la stessa cosa che voglio dire a voi. Non importa se in questo momento voi state facendo un tratto del vostro percorso personale che magari vi porta a studiare modellismo, stile, storia del costume, piuttosto che economia o altre cose con le quali voi vorrete confrontarvi nei mesi a venire. La cosa importante è che lo fate con grande carica, perché è questa che poi vi darà la possibilità di svoltare nel momento in cui forse trovate la strada più coerente alla vostra o trovate la persona che vi sa guidare bene. Allora, facciamo un passo indietro. L'Associazione Tessile Italiana mi ha offerto assolutamente l'opportunità di conoscere imprese con necessità diverse. Imprese che hanno bisogno di muoversi sui mercati, di lavorare con dinamiche differenti e poi di scoprire questo tema della formazione, ovvero che hanno bisogno le aziende di dialogare di più con le scuole del territorio, che si aspettano anche dalle scuole un dialogo, come dire, propositivo, e che soprattutto è nei giovani che incontrano la volontà non solo di averli come numeri, ma di averli come idee, come buonsenso. Ecco, questo è stato forse il messaggio più semplice ma più forte che ho colto in questo periodo. E quando mi hanno parlato i laboratori dal basso come di un'opportunità di incontro, mi è sembrato un esempio molto importante. Voglio raccontare quello che voi siete stati in grado di organizzare attraverso questi 4 incontri in altri luoghi, in altre regioni in Italia che conosco, perché sono le attività di dialogo quelle che sostanzialmente fanno la differenza in un processo. Beh, devo dire che la Regione Puglia sicuramente mi attrae per un territorio complesso dove non troviamo tutto nel capoluogo di Bari, ma anzi troviamo su tutta la regione, come qua adesso siamo qua a Lecce, molte opportunità di aziende interessanti, di produzione come terzisti o di elaborazione dei prodotti. Ma soprattutto troviamo una grandissima creatività. È innegabile che una città come Lecce, nella sua storia, nella personalità dei suoi cittadini, ha, come dire, un senso spiccato dell'estetica, del desiderio di trovare una sofisticatezza nelle cose che fa. E io vi invito a guardare tutta la vostra storia, anche per delle cose semplici che voi fate, perché è questo il tesoro da cui possiamo muoverci nelle relazioni nel mondo. Insomma, quello che desidero fare nei 2 anni che ho davanti di mandato è incontrare in realtà imprese, incontrare scuole, creare una migliore piattaforma di connessione tra queste, perché moltissime realtà hanno bisogno di risorse diverse, ne hanno bisogno con una capacità che magari non si matura sempre spesso nella zona in cui loro stessi si realizzano. Devo dire che l'attività proprio con SMI è dunque un'attività, come dire, classica, associativa, che però permette un'opportunità di network e soprattutto mi ha permesso di toccare dei temi importanti nel tessile che non erano stati valorizzati prima. Il primo è sicuramente quello dell'innovazione. Mi rendo conto che nel tessile ci sono moltissime novità. E per novità intendo dire innovazione tecnologica, di struttura, di stile,
che oggi sono raccontate nell'ultimo anno in maniera un pochino più forte, però per moltissimi anni sono rimaste meno sotto l'occhio di bue. Mi riferisco a tutto quello che è la tecnologia adattata al mondo del tessile, la cosiddetta wearable technology, l'opportunità di lavorare su prodotti con composizioni differenti. So che avete avuto la presentazione di Orange Fiber, per esempio, 2 sessioni fa, che è un'idea assolutamente interessante. Esistono molti altri tessuti che nascono da opportunità di combinazioni chimiche diverse e l'innovazione nel tessile è qualcosa che assolutamente riempirà e offrirà molte opportunità sia di business sia di creatività nei prossimi anni. Per chi si volesse insomma informare su questa cosa, ci sono una serie di eventi molto interessanti. Siamo ormai alla 3ª edizione, in questo caso a Milano, però ovviamente poi è raggiungibile in ogni modo, di un evento molto interessante che si chiama Decoded Fashion. È l'opportunità in cui si incontrano sia imprese del settore scientifico, tecnologico, informatico, sia brand del tessile e assieme presentano moltissimi progetti che possono essere legati a app sull'utilizzo e la reperibilità dei prodotti, sull'anticontraffazione, su nuovi modi per creare delle formule di e-commerce più accattivanti, su un tema molto importante sempre sull'e-commerce che è quello di misurare la propria taglia prima di comprare un vestito, e dunque ci sono modalità e tecnologie molto diverse. Ecco, Decoded Fashion, per esempio, è un evento che si svolge interamente in inglese, è un evento che si collega alla stessa edizione che loro hanno a Londra e New York, e in Italia vuole portare alla ribalta tutte delle realtà da tutta Italia che hanno avuto un elemento di creatività. Però per citare come la tecnologia e l'innovazione entrano a gamba tesa nel mondo tessile, ci sono anche altri eventi importanti. Luisa Via Roma, che probabilmente conoscete come essere uno degli store più importanti italiani, ma soprattutto l'e-commerce italiano che ha realizzato le performance più importanti negli ultimi anni, ha dedicato nel suo evento annuale proprio un summit alla tecnologia e il tessile, di nuovo attraverso vari aspetti, perché poi questa tecnologia non deve essere per forza una, come dire, innovazione assoluta, può essere anche una nuova applicazione, un qualcosa che già si fa in altri settori e lo si riporta anche sul fashion. Ecco, questi sono 2 momenti importanti. Un altro tema molto importante nel tessile è il tema della sostenibilità. La sostenibilità è una parola come ecologia, sono quelle parole che esprimono tantissimi valori al suo interno. Sostenibile che cos'è? È un prodotto che ha certi valori chimici, viene realizzato con certi processi, ha un determinato consumo di energia o meno, è riciclato. È sostenibile perché lo realizzano delle persone a chilometro zero o magari perché vengono fatte con delle persone con delle particolari capacità o opportunità. Penso per esempio al progetto Made in Carcere che conosco, che ha la sua sede principale qua in Puglia. Dunque anche questo è un progetto in cui si fa del tessile con una certa possibilità produttiva, a suo modo anche questa considerata sostenibile. Ecco, la sostenibilità è un tema molto importante nel tessile, è un tema a cui tutte le aziende in modo diverso dovranno affrontarlo nei prossimi anni. Voi cosa conoscete di questo tema? Vi assicuro che è un tema dalla non facile definizione in questo momento. Ci sono alcuni paesi che l'hanno affrontato magari un po' prima o viceversa hanno avuto dei problemi importanti all'interno della loro economia che li ha portati a affrontare questo argomento. Perché il tessile, come tutti gli altri settori, è un'industria e come questa dunque ha dei processi in cui deve trovare delle soluzioni, dare delle economie di scala più ragionevoli o viceversa vedere dell'innovazione. Questo è un anno fantastico perché è il 2015 e l'Italia sta per affrontare un evento storico che è l'Expo. Allora, l'Expo ci porta a riflettere su tanti temi. Uno degli aspetti all'interno di cui il tema di Expo si muove è il tema della sostenibilità, che si applica anche al settore del tessile.
Per cui forse può essere un qualcosa su cui voi ragionate, che magari oggi non appartiene al vostro quotidiano, ma magari vi renderete conto che ci sono paesi come il consumatore americano o alcuni consumatori asiatici che chiedono delle specificità su alcuni prodotti, che siano fatti con certi tipi di materiali, con certi processi, con certe certificazioni. E dunque la sostenibilità è anche un'opportunità economica. Allora ragioniamola come processo. Allora, il tessile può essere innovazione, sostenibilità e soprattutto valorizzazione dell'Italia, della nostra capacità creativa, dove la nostra creatività deve essere però messa in un modo diverso, perché se creativo è il pensiero dell'unicum, ovvero dello stilista che da solo concepisce qualcosa, queste insomma sono storie che non sono più quotidiane. Oggi dobbiamo lavorare in team, dobbiamo capire come muoverci assieme per strutturare una nuova idea, come lo si fa negli altri settori. La moda ancora di più, perché essere aggiornati su tendenze, tecnologie, opportunità economiche non può evidentemente appartenere sempre alla stessa persona e una squadra deve poter assieme lavorare su queste possibilità. Allora, devo dire che anche attraverso il dialogo che ho avuto in associazione ho verificato proprio nuovi scenari all'interno del mondo tessile che probabilmente prima da consumatrice o da imprenditrice non avevo così presenti. Ecco, alla fine devo dire che quello su cui insomma trovo ci sia più desiderio è quello di verificare l'inserimento di persone nuove nelle aziende che abbiano una visione del mondo, perché innovazione, sostenibilità, valorizzazione del nostro paese possono essere solo espresse da persone che, come voi, fanno parte proprio, come dire, dell'Italia, che l'hanno studiata, che la raccontano anche nei loro prodotti. Vediamo che molto spesso i marchi, che in questo momento le griffe hanno più successo al mondo, sono spesso griffe italiane che ritrovano dentro le loro caratteristiche proprio i valori stessi del nostro paese. Come viceversa, nel mondo esistono moltissimi altri luoghi in cui si produce moda, magari non nella filiera completa come da noi, però con singoli passaggi. Guardavo questo semestre un po' il calendario in tanti paesi e bene o male ognuno ha una sua Fashion Week. Voi mi direte, ma veramente, sì, ogni paese in Europa ha una Fashion Week, magari articolata in maniera diversa dalla nostra. Però cosa significa? Che esistono degli stilisti locali che hanno creato dei loro prodotti e che in un modo più o meno rappresentativo si raccontano ai giornalisti, ai clienti e trovano il loro format. Ne ho contate solo in Europa una ventina, per poi non parlare se ci si muove fuori dal mondo. Per cui evidentemente esistono tante possibilità di produrre localmente, siamo sempre noi che dobbiamo trovare la chiave differente. Questa era un pochino la storia legata da dove nasce la vita associativa, sul perché insomma secondo me ha un grande significato, sul fatto che frequentare al di fuori del proprio lavoro, che sia un'associazione imprenditoriale o che sia delle relazioni, è un ottimo esercizio, perché vi ripeto quello che ho detto all'inizio, quando devi cercare una soluzione probabilmente non dico che è tardi, però è difficile trovare una soluzione intelligente se non hai condiviso con delle persone prima dei progetti, delle idee, se non sei allenato a dare una svolta nel tuo processo. Questo è qualcosa che nasce sempre allenandosi a dialogare, a creare assieme le proprie relazioni. Mentre, come anticipava prima la vostra collega, nel mio mondo quotidiano invece mi muovo sulla distribuzione di prodotti e questo mi porta a fare delle riflessioni che sono un po' la conseguenza di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. Allora, prima di passare un po' a capire come il mondo guarda l'Italia e che cosa il mondo si aspetta dall'Italia, a me piacerebbe invece un minimo capire da voi a che punto siete sul vostro percorso di studi, su qual è la cosa che vi appassiona di più. Io ho qua davanti tre scuole, per cui
Mi farebbe piacere, magari cominciando con qualcuno del De Pace, che aspettate, aiutatemi, siete voi, giusto? No. Loro, grazie, perché non mi... Loro miste. Se mi volete raccontare che cosa del vostro percorso di studi vi piace di più, perché ci sono sicuramente delle materie che vi appassionano di più, ma viceversa altre che voi vorreste colmare, migliorare, dov'è il punto di contatto che vi manca? Con chi comincio? Con qualcuno del De Pace. Dove? Dove vado? Quella che chi desidera? Qui? Chi se lo prende? Lui? No, io... No, più che altro io la modellistica dovrei colmare, ma sono io che non studio, più che altro. Come, come? Come ti chiami? Federico Durante, piacere. Che figura. Ciao Federico. Raccontami. Vieni no, qua niente, intanto. Insomma, è no, questa cosa della sostenibilità è una cosa bellissima alla fine, secondo me. Ma che imbarazzo! Sentite, io non so di cosa parlare, mi dispiace, mi prende tanto l'ansia. No, vabbè, però già il tema della sostenibilità l'ha colpito. Questa cosa della sostenibilità è una cosa bellissima, perché sinceramente io ci penso più che altro per gli animali, cioè, non, cioè, cioè il pianeta è di tutti, io penso, non è che cioè, dobbiamo, non è che possiamo distruggere tutto, se possiamo salvare il più possibile, no, è meglio secondo me. Certo. No, no, ma guarda, la sostenibilità ha tantissime sfaccettature. Per esempio, intervengo sulla tua risposta per poi riprendere questo. Sì. Per esempio, da domani si apre a Milano una fiera importante che si chiama Milano Unica, che è la fiera dei tessuti. È una fiera in cui l'Italia veramente, come dire, primeggia al mondo sull'opportunità di tessuti bellissimi. E assieme al catalogo della fiera, con tutti gli espositori, esce un altro piccolo volume dedicato alla sostenibilità nel mondo tessile, in cui una quindicina di aziende molto grandi, dall'Albini a grosse tessiture come Ask e così via, si caratterizzano per tutti gli elementi che nel loro processo produttivo loro considerano sostenibili. Una sorta di primo dizionario. Questo è un passaggio molto importante, perché la sostenibilità è un argomento che parte proprio dalla materia già sofisticata, perché il tessuto è già un'elaborazione del cotone, della lana, insomma, della materia da cui ci muoviamo prima. Però sicuramente questo è un primo elemento molto importante. Più che altro io non so se vende, perché magari non interessa a nessuno, per dire, io penso, cioè, boh, almeno... Per dove vivo io non mi sembra che a tutti quanti interessi questa cosa, sinceramente, interessa soltanto a me, mi sembra. Guarda, hai detto una cosa molto importante, questo tema a chi interessa? Allora, intanto sollevando il tema si capisce a chi interessa. Banalmente io non pensavo che il primo intervento di questa sala fosse per parlarmi di sostenibilità, già questa è una sorpresa. Poi quando tu racconti dell'opportunità di un prodotto, si attivano i consumatori, c'è proprio una regola di marketing, per cui se tu non esprimi che questo prodotto ha la caratteristica di essere avvolgente, morbido e comodo, non verrà mai nessuno da te a chiederti di questo. Per cui cominciamo a chiederci quanti prodotti nel tessile ci raccontano della loro sostenibilità, tanti, pochi? Forse in questo momento non è che li rifiutiamo, non li conosciamo perché magari non sono raccontati. Questo è un primo tema. Il secondo può essere anche un'educazione, perché oggi tu mi parli e evidentemente sei un consumatore giovane per la tua età. Diciamo che sto imparando più che altro. No, beh, stai studiando come studente, come consumatore diciamo che sicuramente è una tua personalità quella che sceglie se volere una cosa o meno, è sicuramente già comunque formata. Beh, è chiaro che oggi le persone possono riflettere in un modo che nel tempo le porterà a un condizionamento differente. Per esempio, la sostenibilità è un tema molto vissuto nel mondo dell'abbigliamento bambino, dove i materiali devono essere non solo anallergici e rispettare le normative evidentemente europee, perché siamo all'interno della Comunità Europea, ma soprattutto magari avere delle qualità ancora più innovative. E oggi c'è un tema di allergie molto importanti, c'è un tema anche di coerenza del prodotto. Compro a mio figlio questo prodotto che so che è stato fatto da persone che hanno lavorato a condizioni giuste di lavoro,
magari è un tema che delle mamme si pongono nel comprare un prodotto, oppure ragionano sul fatto che questo prodotto racconti la storia, sia caratterizzante di qualcosa. Permettetemi di dirvi che non vi voglio fare un trattato, una considerazione profonda sul tema sostenibilità, voglio dirvi che ha tante sfaccettature e che lo possiamo interpretare su vari fronti. Ecco, per esempio, penso a Milano, in Bocconi, l'università, ci sono alcuni professori, tra cui una che conosco benissimo, Francesca Rinaldi, che ha dedicato vari libri alla moda e alla sostenibilità, e una volta all'anno c'è un convegno dedicato a Green Fashion in Bocconi, e dove si portano casi aziendali, dove si fa vedere come fare i prodotti in un certo modo ha portato del guadagno. È chiaro che affinché diventi un vero risultato economico deve essere un movimento più ampio e non una scelta elitaria, però è evidente che siamo, come dire, secondo me in un momento di svolta. Fra 5 anni ci guarderemo indietro e diremo: l'anno dell'Expo comunque fu un anno di svolta sul tema della sostenibilità, anche in un tema come quello del tessile, inteso proprio per la massa, per il pubblico, dunque non solo per i tecnici. E per cui è positivo cominciare a ragionarci. Sempre una volta l'anno, a maggio, c'è un convegno a Copenaghen dedicato alla sostenibilità a livello internazionale, e comunque ci sono anche aziende molto importanti come Stella McCartney, marchio in questo caso inglese, che dedica a questo tema moltissimi approfondimenti nelle sue collezioni, nel scegliere di utilizzare certi prodotti rispetto che altri, ed è innegabile che si tratta di un prodotto molto fashionista, giusto? Per cui la sostenibilità è quello che ti ha catturato per ora. Forse potrebbe essere un tema, sì, su cui magari ragionare e fare un approfondimento. Magari sì, assolutamente. Cioè, più che altro io sbaglio questa cosa, perché l'altro giorno abbiamo assistito a un altro stage di Bespoke Dudes, no? Che diceva proprio di quanto è importante l'Italia. Io invece per questa cosa della sostenibilità, sinceramente, in Italia non la vedo tanto prendibile. Da quello che ne so io, alla fine, naturalmente. Beh, certo, cominciamo a presentarla, a raccontarla in modo giusto, e soprattutto io davanti dei giovani, dove dovete fare una moda sostenibile molto di tendenza, cioè voi dovete trasformarlo in un prodotto interessante, perché qualunque valore, che sia la sostenibilità, ma che sia la bellezza, che sia l'economicità, perché tu adesso stiamo parlando di valori etici, però possiamo parlare anche su valori economici. Alla fine possiamo verificare che ogni cosa all'inizio era un problema e poi è diventata un'opportunità, per cui giustamente bisogna ragionarci sopra. Mi sembra un terreno inesplorato, non allontanato, non è una cosa che non vogliamo, è una cosa che dobbiamo forse ancora molto verificare. Grazie mille intanto. No, grazie a te, anzi. Ho visto intanto una collega, buongiorno. Alessandra, lei? Francesca, grazie. Ciao, sono Francesca Iaconisi, e visto che hanno portato questo tema della sostenibilità, mi sento di intervenire perché io sono cresciuta qua, sono di Copertino, mi sono formata alla scuola Calcagnile, poi certo. Ho studiato 10 anni fuori, sono stata all'Università di Bologna e poi ho deciso di tornare qua per fare la mia impresa. E da 3 anni esiste questo marchio, e il mio showroom è a Copertino, per chi lo volesse, e si chiama Silente. E la mia scelta... Si chiama Silente, un applauso Silente. Silente. Bene. E la mia scelta di produrre è stata proprio quella di prendere il mercato della sostenibilità, cioè di fare un prodotto che fosse sostenibile. Come hai spiegato tu prima, mm-hmm. La sostenibilità è fatta di tanti aspetti, ognuno fa il suo, per cui non c'è il cotone biologico, ma c'è piuttosto il recupero di tessuti di vecchie produzioni o scarti aziendali, c'è una produzione a misura d'uomo e la rivalutazione del Made in Italy e dell'artigianato, quindi prendo poi quelle che sono le tecniche sartoriali per fare un prodotto
chiaramente di nicchia e che sia a misura d'uomo. Quindi, giusto per dare una risposta, non è che la sostenibilità non interessi a nessuno, diciamo che è una nicchia ancora da esplorare, però dalle mie ricerche, da quello che ho cominciato a fare, se tu diciamo lavori su Milano avrai conosciuto anche la realtà Isola della Moda probabilmente, mm-hmm. curata da Guglia Manzoni, un progetto che poi magari è andato adesso non è più, diciamo, non ci stanno lavorando più, però so che nel nord Europa, all'estero è una si sente da più anni. In Italia sì. sta arrivando, però penso che ci sia un sostrato di proprio di piccole aziende, piccole imprese che si muovono in questo senso. E forse è vero, il tessile sta cominciando a rispondere, però è stata un'esigenza che secondo me, da quello che ho visto, è partita dal basso. Mm-hmm. Un po' per esigenza certe volte, perché chi certo. parte con piccole attività fa delle scelte anche un po' controtendenza rispetto al sistema moda tradizionale, no? Però certo. adesso dall'industria vedo che sta avvenendo questa risposta alle esigenze dei piccoli e anche a dei, diciamo, rivoluzionari, a chi vuole lavorare in modo diverso. No, la sostenibilità è una delle chiavi del Made in Italy. Non tutto il Made in Italy è coerente con alcuni principi della sostenibilità, ma per il semplice fatto che non vi è una codifica esatta del tema della sostenibilità ancora da un punto di vista nuovo. Normativo, da un punto di vista di codici, per cui è una, in questo momento una fase di libera interpretazione, però è una delle dinamiche su cui ci si può muovere e realizzare assolutamente. Beh, allora intanto io ho sentito un collega del De Pace che ci ha lanciato questo tema della sostenibilità. Chiudo con loro. In classe c'è qualcun altro che ha un tema da voi che gli piace molto o che viceversa vorrebbe affrontare meglio sul tessile? Perché voi magari tutti i giorni studiate certe materie e che cosa di queste materie vi rimane, vi sembra utile oppure manca quest'altra materia perché è qualcosa di più importante? Secondo me neanche lei ha studiato. Sentiamo, a parte che è quella maglia che mi piace moltissimo, la guardo sin dall'inizio e mi cattura l'occhio. Dunque, oddio, perché? Perché è interessante. Come ti chiami? Claudia. Ciao Claudia. Ciao. No, io ho scelto questa scuola perché mi piaceva l'idea di disegnare un abito e vederlo realizzato. Mi piaceva l'idea di realizzare qualcosa, è per questo che ho scelto questo indirizzo. Certo. Mi piace quando c'è. È proprio l'idea di vedere qualcosa che tu hai nella testa, che nessun altro chiaramente può vedere, e fare capire tramite quell'abito tante cose. Uh-huh. E è quello che mi piacerebbe approfondire anche dopo. Ecco, ma la creatività che tu hai nella tua testa, secondo te dov'è il valore della tua creatività? Mi spiego, è perché tu pensi abiti nuovissimi nelle forme o perché i tuoi abiti raccontano qualcosa che tu hai in mente o perché i tuoi abiti si fanno con materiali, prodotti che rappresentano qualcosa? Dov'è? Ma io penso che ogni abito può parlare di qualcosa, no? Poi sta a ognuno di noi decidere poi di cosa sta parlando. E quindi non penso che sia proprio l'idea che ho io nella testa, più che altro cercare di far capire quello che ho nella testa, ma anche comprendere gli altri cosa vedono in quell'abito. Per cui tu dici giustamente la mia capacità creativa è anche a servizio, non so, di un brand che ha bisogno di realizzare del... Entro nel pratico, degli abiti cocktail, e tu l'elegante lo sai come si fa, come si realizza nelle forme, nei tagli, e dunque tu sai dare una risposta, perché tu dici la mia creatività è a servizio di un messaggio che magari quel brand lo intende molto fashion, un altro molto elegante, un altro più street, e io lo so realizzare. Giusto? Per cui ti vedi un domani in un team, in una squadra in cui metti dentro la tua competenza su questo. Magari.
Ecco, no, 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 è importante perché poi uno si deve proprio calare nello scenario poi della sua vita quotidiana. Fantastico. E secondo me ci sono altri due. Scusate se riguardo i nomi, ma magari mi perdo, non vorrei averli segnati male. Calcagnile, chi è con noi del gruppo dell'Accademia? Signora Rosanna, dove vado? Dove vado? Marta? Hai studiato? Fantastico. Io sono una che studia proprio. Marta, giusto? Sì, Marta. Ciao, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Senti, allora, ormai questa scuola è il quarto anno che la frequenti, giusto? Terzo, scusa. Ah, io ho un percorso un po', sì. Ah, come struttura differente, certo. E a questo punto dei tuoi studi, che cosa ti convince di più di quello che stai studiando, ma soprattutto che cosa vorresti studiare che magari non c'è in questo momento il tuo percorso? Allora, no, io devo essere sincera. Dimmi. Spesso mi ritrovo a disegnare, a pensare abiti che non ho idea di come si possano realizzare in generale, perché molto spesso, cioè penso che sia anche abbastanza lecito, penso in grande, no? Mm-hmm. E anche nel momento in cui ho il foglio davanti e devo disegnare una collezione, devo disegnare un abito, mi limito un attimino, perché soprattutto da quando ho cominciato sartoria sto pensando questo come posso farlo, certo. Questo come lo devo fare, no? Arrivano alcune idee che dici questo non lo farò mai, cioè quindi mi piacerebbe molto sperimentare, ma questo è una cosa che devo fare io, insomma, nel mio, insomma, privatamente, ecco. Sperimentare, come posso dire, materiali diversi. Però questo posso farlo solo quando ho capito fino in fondo come si usa il tessuto, come si usa l'ago e il filo, ecco. Come attaccare un bottone, come fare un'asola, cioè le cose base, no? Le cose principali, quindi penso che dopo aver imparato queste cose qua mi spingerò in queste cose un pochino più diverse. Non lo so, perché sento proprio che a volte mi limito anche nel disegnarle. Certo. Perché vorrei, ma ripeto, questa è una cosa che poi farò quando avrò capito bene come funziona tutto, quindi... Allora, tu dici una cosa molto importante, cioè è come sentirsi, come dire, una poesia dentro, ma poi ti manca l'ortografia o anche la grammatica, adesso esatto. Uso una metafora per raccontarti. E effettivamente, intanto un percorso di studi giustamente articola su vari aspetti la propria formazione, però nel tuo caso specifico, che è una cosa che spesso, insomma, condivido e penso assieme alle persone che incontro, bisogna evidentemente ragionare di tutto il processo. Tu sei a un certo punto del processo, che è quello in cui un creativo, in questo caso tu, elabora un prodotto, lo disegna e probabilmente in questo caso anche se lo fa da solo, perché poi lo impara proprio a realizzarlo. Ma evidentemente intanto c'è un tessuto che arriva da una certa origine e soprattutto poi quel vestito avrà una certa funzione. Allora, credo che sia fondamentale nel tuo percorso capire in maniera molto più approfondita di quanto tu lo governi adesso, questo prima e questo dopo, perché così poi tu avrai molto più in mano il timone, potrai molto più decidere se osare nel fare le cose o se fare delle cose funzionali. Per cui sono sicura, adesso non conosco nel dettaglio il vostro percorso di studi come materie, però... confermo quanto dicevo prima, domani si apre Milano, Milano Unica, e magari se non è il fatto di visitare Milano Unica come fiera, che probabilmente è un evento anche caotico perché è una fiera, ovviamente tutti gli operatori sono concentrati sul business e non sono in un momento didattico, però sicuramente analizzare chi partecipa a Milano Unica, magari avere anche un contatto con un referente di Milano Unica come fiera, sto parlando anche pensando magari a una cosa che si potrebbe anche ragionare come sinergia affinché vi racconti la logica di questa fiera che è leader nel mondo perché vengono da tutti i continenti per comprare tessuti in Italia, i prossimi 4 giorni sono a Milano, e dunque capire come mai questa fiera è strutturata in questo modo, quali sono le aziende principali, magari entrare e contattarle, entrare un pochino nel loro catalogo prodotto per cominciare a capire da
com'è possibile che su dei cotoni fermi, faccio per dire, esistano così tante aziende italiane che li propongono, perché evidentemente è un tema di trama, è un tema di qualità del filato a monte, di come è stato tessuto, di come è stato trattato dopo, stampato, con n variabili che non sono evidenti quando tu poi dopo vai semplicemente a comprarlo. Per cui uno studio sulla parte proprio della tessitura è fondamentale per poi governarla, per poi saperla lavorare. E su questo può esserci proprio un'opportunità attuale. Domani c'è questa fiera, ma magari da lì può nascere un approfondimento. Anche perché quello che spesso viceversa mi dicono i tessutai, ho avuto un meeting con l'ufficio stile, non conoscono bene le proprietà dei tessuti, dunque o non capiscono l'opportunità del tessuto A, che è la novità di quest'anno, o viceversa, mi chiedono di fare delle cose con il tessuto B che notoriamente non si possono fare e hanno fatto tutta una riflessione partendo dalla prospettiva sbagliata. Dunque è un segmento, questo della tessitura, che veramente è il vostro abecedario, per cui tuffatevici dentro a livello di studio, a livello di informazioni personali. Credo che di nuovo l'Italia è un paese unico nel segmento della moda al mondo, perché oltre che avere tutta la creatività e la produzione, abbiamo le fiere più importanti nel settore e dunque abbiamo a portata di mano la possibilità di incontrare operatori, vedere cataloghi, vedere collezioni. Dunque la mia è una risposta pratica, entra proprio per tue ricerche personali, con la scuola come si articola, proprio sul mercato, come se tu da domattina fossi nei corridoi e dovessi cercare i tessuti per i prodotti che hai immaginato, o viceversa educarti di quelli che sono sul mercato adesso, come ricerca. Dall'altra parte faccio un passetto dopo di te. I tuoi vestiti a chi servono, per che cosa? Allora potrebbero servire a te, se tu sei titolare della tua azienda e vendi i tuoi prodotti, ma soprattutto, che è la maggior parte dei casi, può essere utili all'interno di un'azienda in cui c'è una gamma di prodotti sui quali lavorare. Per cui studiare bene qual è il mercato poi di vendita è importante per capire dove la tua personalità può fare la differenza o viceversa può essere utile, un po' come ci dicevamo prima. Dunque, a volte mi dicono, ma io faccio stile, non ritengo utile avere un'esperienza in negozio. Assolutamente importante avere un'esperienza in un punto vendita, perché anche se magari di prodotti diversi da quelli che uno disegna e concepisce, capire come il consumatore, la cliente reagisce in negozio, si muove, le considerazioni che fa sono funzionali al fatto che qualcuno voglia poi vendere quei prodotti e dunque chiederti di crearli. Come viceversa, risalire sul tema della tessitura è importante. Dunque, è chiaro che quando si studia giustamente bisogna prima formarsi sul proprio canale, però credo che oggi abbiamo tanti strumenti che non dobbiamo dare per scontati, come appunto l'uso di internet o il fatto di connetterci tra di noi in maniera semplice e molto diretta, per valorizzare la parte prima e la parte dopo. Questo poi fa la differenza sulla tua capacità creativa, perché è un po' come nella musica. Non voglio dire che oggi è stato inventato tutto nella moda, però come nella musica tutte le note sono già state formulate in un modo ormai, mi riferisco alla musica moderna. La differenza è l'interpretazione, la canzone al momento giusto, il testo che dunque si accompagna alla musica, è la stessa cosa sulla tua idea. Dunque probabilmente c'è tutta una cornice che è fondamentale perché si illumini il quadro che tu disegni. Grazie. Grazie a te. E c'è qualcun altro con voi che ci vuole raccontare, che siete in classe? Forse tu? No? Mi sembrava fosse... Racconto, come ti chiami? Martino. Martino, ciao. Niente. Vabbè, per quanto mi riguarda, io sono... Il mio stile è molto street, quindi... Perfetto. Una mia idea sarebbe quella di... Cioè voglio portare, scusa, vorrei portare questo stile nel mondo classico, diciamo. Cioè non vederlo solo
non so come spiegarlo, cioè portarlo con dei tagli classici, non so. Tu dici, vorrei portare, intanto stiamo parlando di abbigliamento, non sì. accessori, ok. Tu dici portare gli elementi che caratterizzano lo street, sì. che sono magari il fit molto morbido, molto, le cuciture sì. a vista, dico dei dettagli, cuciture a vista, il dettaglio, guardo la tua felpa con le toppe, l'elemento metallico, il logo molto visibile, cioè tutti elementi caratterizzanti di un mondo street, sì. magari portarli invece su un abbigliamento più formale, dunque io ho una giacca, una camicia, ho un maglione più fittato, per cui magari creare questa sinergia. Sì. Questo è il tuo pensiero. Sì, è una mia idea. Questo è molto interessante perché il mondo street è un mondo che nel suo stile appartiene al DNA, mediamente appartiene moltissimo al DNA dei consumatori asiatici. Dunque Cina, Corea, Giappone, che sono mercati importanti. Dunque il gusto street è un gusto che loro ovviamente dominano, conoscono molto bene. Chissà che un'interpretazione, come dici tu, possa essere invece una visione che proprio, come dire, è uno street italiano, cioè che si cala nella nostra poi capacità sartoriale di definizione delle forme sul taglio maschile. In questo caso ho parlato del mondo maschile, poi dipende, sì. perché lo street a volte è maschile o unisex, magari sì. ha una femminilità differente. Per cui può essere anche su questo. Beh, su qua si apre un orizzonte di cose da fare, però vale il mio consiglio di prima, perché vale il mio consiglio di prima rispetto a, come diceva lei, una creatività si esalta maggiormente se uno ha proprio conoscenza della materia che muove. Sicuramente conoscere il tessuto proprio è importantissimo, cioè anche per... se vogliamo dare un'idea del tessuto, bisogna capire quale tessuto va meglio, se è più morbido, più se vogliamo dare lucentezza, non so. No, ma poi anche studiare, cioè io vi suggerisco proprio di studiare nel vostro curriculum, sarebbe validissimo un'esperienza in un'azienda proprio di tessitura, perché capire come sul mercato esistono 50, 70, 80 tessiture in Italia che competono tra di loro per vendere prodotti, però hanno dell'interno delle gambe, mentre voi magari avete semplicemente in mente la vostra singola esigenza. È come se lo chef sapesse solo che deve fare un primo col sugo, adesso faccio un esempio banalissimo, però a monte non gli fosse chiaro tutta l'opportunità invece che da un ortolano potrebbe avere di verdure alternative a un sugo al pomodoro e anche la pasta stessa come potrebbe farla e cucinarla e prepararla prima a monte diversamente. Per cui capire i meccanismi di un mercato che ti è prima e di un mercato che ti è dopo è fondamentale per essere vincenti su quello in cui tu hai l'ispirazione. Dunque la passione si esalta quando ci si è messi a servizio di quello che è il sistema attorno, prima. E questo alla vostra età si può benissimo fare. Gli anni scorrono veloci quando si è grandi, ma anche quando si deve ancora finire la scuola. Dunque ogni minuto del proprio tempo è sempre, soprattutto alla vostra età, prezioso e dunque deve essere dedicato. Sì, sono d'accordo. E beh, insomma, abbiamo sentito un po' due. Aspettate che c'è la terza scuola che era la... No, che si è spostata poi. Come ti chiami? Io sono un vestito che è un po' una piega creativa. Buongiorno. Salve, buonasera a tutti. Dicevo, sono Bibi Esposito, allieva dell'Istituto Cordella. Noi siamo rientrati proprio ieri dalla 26esima edizione di Alta Roma, Alta Moda. Perfetto. In più abbiamo anche ricevuto un riconoscimento molto importante alla creatività da parte del Salone della Moda. E proprio in quel preciso momento sul palco si è discusso e si è messo in evidenza quanto fosse importante la salvaguardia del Made in Italy. E io credo che
sia anche la chiave di volta nel mercato nazionale e anche nel mercato internazionale. E per quanto ci sia una regolamentazione sul Made in Italy, a volte sembra un po' che non ci sia abbastanza tutela del nostro patrimonio culturale, della nostra tradizione sartoriale. Ecco, forse bisognerebbe mettere, ci dovrebbe essere un focus particolare su questo tema, sì. Certo. No, allora la ringrazio del suo Grazie. Intervento perché, beh, intanto complimenti perché se avete fatto questa visita è un passaggio importante. Alta Roma sta vivendo un momento organizzativo diverso e sicuramente spero anche di rilancio nel senso proprio di valorizzazione delle capacità che ci sono in questa manifestazione. Made in Italy. Allora, il Made in Italy è la definizione della capacità produttiva all'interno del territorio italiano. Però l'Italia fa parte di un sistema che è quello della Comunità Europea, che naturalmente ci ha portato grandissimi benefici nell'evoluzione della nostra società, perché per quanto se ne dica, noi siamo nati in pace. Non abbiamo mai dovuto fare i conti con dei conflitti sociali e viviamo in dei paesi in cui c'è un regime, c'è un'opportunità di dialogo, una piena democrazia, e l'Europa è nata sulle basi della Seconda Guerra Mondiale e non dobbiamo dimenticarci il senso primario del perché questi paesi sono uniti. Ciò detto, c'è l'economia e l'economia ci porta a discutere sulle scelte del perché un paese vuole gestire l'economia europea in un modo e un altro la vuole gestire in un altro, però questo fa parte del dibattito e il tema del Made in è al centro di questo dibattito. Si è appena concluso il semestre italiano di presidenza in cui la politica ha voluto fare una grande attività di lobby sul tema del Made in. Perché non possiamo disciplinarlo a livello nazionale, è una normativa che ricade tra quelle che devono avere una disciplina comunitaria. Attualmente la Comunità Europea nel settore tessile non ha imposto l'obbligatorietà dell'etichettatura con il Made in. Questo è per noi un problema, perché noi in questa etichettatura vediamo un valore e dunque giustamente vogliamo che venga riconosciuta. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare, sono le sedi politiche quelle deputate a raccontare e dover gestire questo, però siccome tutti noi siamo chiamati durante le nostre elezioni e durante la nostra vita civica a parlare anche con i responsabili politici delle nostre città, delle nostre regioni, ricordateglielo sempre. Perché la lotta per un Made in è la lotta per riconoscere la qualità del lavoro che voi tutti i giorni fate. E tutti noi non abbiamo una responsabilità all'interno degli organi comunitari, perché evidentemente siamo cittadini e abbiamo una vita privata e non siamo funzionari pubblici. Però come cittadini abbiamo sempre l'opportunità di ricordare ai nostri politici ad ogni livello amministrativo che deve riportare e insistere su questo messaggio. Per cui io credo che in questo stia il nostro contributo. Dall'altra parte continuo sempre a chiedere come ha fatto l'Associazione Tessile, Sistema Moda Italia, attraverso il presidente senior che è Claudio Marenzi, ha veramente portato avanti una posizione forte, vivace, non solo in Italia, anche a livello comunitario, parlando con i rispettivi in Spagna, in Francia, per, come dire, trovare un accordo che a livello comunitario facesse passare questa normativa. Io spero vivamente che nei prossimi anni ci sia un ritorno su questo tema legislativo e un'approvazione di questa. Però mi sento di dire una cosa, questo è un lato della medaglia. Poi c'è l'altro lato. Se noi pensiamo che semplicemente fare dei prodotti in Italia sia l'elemento per cui siamo bravi e unici, non ne sono così convinta. Il mondo ha bisogno di prodotti qualitativi, innovativi e ben raccontati. Allora, noi in Italia siamo detentori della capacità qualitativa,
non sempre della capacità narrativa, della capacità di marketing, di promozione della bellezza dei prodotti che facciamo, o anche di definizione del perché facciamo dei prodotti in un certo modo. Lo diamo per scontato, tra di noi è chiaro, faccio in Italia, io so che è fatto bene. Il mondo non parla così, il mondo guarda il tuo prodotto e deve capire che è di qualità, a prescindere di questa etichetta, che è giustissima, ma non deve essere un palliativo. A tutti noi resta la sfida quotidiana di fare delle cose belle e spontaneamente riconoscibili. Per cui c'è un tema importante, credo che nel tessile, in tutta la filiera, si sia negli ultimi anni dedicata attenzione alla promozione dei brand, come ovvio che sia, ma in tante realtà più artigianali o più, come dire, di processo, si sia dimenticato di raccontare questa parte. È incredibile come va in altri paesi, non faccio nomi dei paesi perché non voglio far distinguo né come dire, differenziazioni specifiche, e magari hanno un monumento per tutta una regione, o per quel monumento hanno il museo, le guide, il sito, la app, 8 lingue che te lo spiegano, e noi che viviamo nella storia spesso non riusciamo bene a raccontarla. Per cui, come nel turismo, purtroppo a volte non siamo bravissimi a esprimere l'opportunità, il turismo è il petrolio dell'Italia, altrettanto nel tessile, voi con la vostra creatività, con l'idea che avete di mischiare dei segmenti, delle idee di prodotto, non limitatevi a pensare perché sono del paese Italia, perché lo faccio qua, allora è. È un'opportunità, ma non è che poi con ciò si è aperta la porta. Con ciò poi bisogna al mondo raccontarlo correttamente, dargli tutti gli strumenti. A volte succede che ricevi dei bellissimi cataloghi di prodotti fatti in altri paesi e poi magari il prodotto non era un granché, però magari quelli hanno incuriosito più persone. E questa lezione noi dobbiamo impararla. Dunque, scinderei i due aspetti per trarne una lezione propositiva. Siccome ho una platea di persone giovani che si dice tecnicamente un po' smanettone, che sicuramente si sanno muovere sulle nuove tecnologie, hanno anche la voglia di fare dei corsi integrativi a quello che studiano. Studi sartoria, stile? Avete fatto un corso di marketing? Fondamentale. Come promuovere un prodotto online? Vedere delle case history, come si muove la comunicazione. Quando vi sono chiari tutti questi passaggi, la vostra creatività diventa assolutamente la dinamica perfetta. È come essere un ottimo chef, ma non saper mettere l'insegna del proprio ristorante fuori. Cucini per gli altri a casa, ma di sicuro non entra nessuno nella locanda. Per cui questi sono aspetti, e tante volte puoi fare... Voglio dire, puoi fare un corso online, puoi comprare dei fantastici libri, puoi inserirti su una newsletter. Voglio dire, le forme di formazione sono varie. Oggi la formazione non finisce il giorno della maturità, neanche il giorno della tesi di laurea. Oggi chiunque è sul mercato del lavoro deve continuare a fare della formazione fino all'anno della propria pensione, anche oltre. Perché questo mondo è in forte evoluzione. Io ogni anno faccio un corso, cerco sempre di fare un upgrade di qualcosa, un corso sull'e-commerce, di comunicazione, vado a un seminario. Le formule sono tante, è chiaro che dipendono dalle proprie disponibilità, opportunità, ma non dimenticatevi di continuare a studiare fuori da quello che i libri vi impongono. Perché è solo lì che voi farete la differenza, è solo lì che quando voi parlate con qualcuno che vi può dare la chance ve la darà, perché vedrà che voi siete ottimi imprenditori di voi stessi innanzitutto e non degli ottimi esecutori della vostra vita. Per cui su questo voi dovete fare la differenza nel percorso. Dunque, alla domanda sul Made in Italy voglio darle una risposta ampia. Vedo tantissimi prodotti Made in Italy per N motivi, associativi e lavorativi. Spesso belli, spesso non raccontati bene,
soprattutto senza l'attenzione a quello che il compratore internazionale, che oggi è quello che può permettersi di comprare prodotti a questo prezzo, ha bisogno e desidera ascoltare e vedere. Per cui raccontiamoci, impariamo a rifare questa cosa. Saprete, adesso per fare una citazione di un luminare, che Steve Jobs fece un corso di calligrafia prima poi di entrare e prima di fondare la sua azienda informatica, e fu da lì che ebbe l'idea di creare tutta una nuova programmazione informatica con un aspetto estetico e funzionale allo stesso tempo, che ci porta a avere tra le tante tecnologie che noi abbiamo quelle che abbiamo in mano oggi. Per cui che cosa ha fatto? Ha studiato qualcosa che apparteneva alla storia, alla calligrafia, tutti i vari tipi di caratteri, gli usi che se ne sono avuti, le funzionalità, per rendersi conto che l'informatica in quel momento era fredda e le persone avevano bisogno di rappresentarsi con degli elementi più personali, scrivere con un carattere, con un'estetica, è una rappresentazione di se stessi, e questa fu una delle prime combinazioni del suo pensiero. Dunque, ho cercato di darle una risposta che partiva da un aspetto normativo, ma che purtroppo non appartiene nelle nostre mani la soluzione, ma ci impone di ricordare ai nostri politici sempre in ogni sede che per questa cosa si devono battere, perché comunque è per noi un elemento significativo nell'economia, ma dall'altra parte nessuno si arrende, cioè anzi dimostreremo di essere ancora più bravi, perché senza la legittimazione dell'etichettatura primeggeremo comunque. Allora abbiamo sentito tutti e tre, poi forse voi eravate tornati. Non so se volete che ci fermiamo un attimo e poi ci riprendiamo dopo. Cosa te dite? Lo stavo. Va bene. Se siete d'accordo, sì, te lo stavo per chiedere. Perfetto. Vi vorrei chiedere invece una cortesia. Ci sono questi due registri da firmare, se prima della pausa potreste firmarli cortesemente. Entrambi sono due blocchi e si deve firmare su uno e sull'altro. Grazie. Grazie a voi intanto, a dopo. Okay. Senza scappare, 5-10 minuti di pausa. Grazie. Eccoci, non so neanche cosa ho fatto. Qualunque cosa voi pensiate di fare nel tessile, come in ogni settore, avrà fortuna o meno se non solo avrete, come dicevamo prima, capito cosa succede prima e cosa succede dopo, ma soprattutto per chi fa la differenza quello che voi fate. Anche se siete in una grande azienda, e per grande azienda intendo dire un'azienda che già ha 20, 50, 100 collaboratori, e voi siete uno di questi, se non vi è chiaro dove tutta l'azienda in cui voi lavorate sta andando, perdete moltissime opportunità. Uno, di dare di più, dunque di ottenere voi stessi di più, e di poter vivere veramente meglio il quotidiano che voi fate nel tessile, perché la visione del singolo stilista che inventa il proprio marchio e con ciò ha una incredibile fortuna sta al pari della favola di Cenerentola per tutte le donne qui presenti, cioè una favola che ti racconto fino a una certa età. Poi dopo si entra nel quotidiano, cioè la mia creatività ha un senso se posso realizzarla e trasformarla in qualcosa che o per me stessa o in un team, in un'azienda, è veramente efficace, mi realizza. Per cui proviamo a capire perché le nostre creatività possono fare la differenza, perché solo il fatto di essere italiani non fa la differenza. Ogni cittadino del mondo ha la stessa dignità e probabilmente ci sono persone con grandi creatività in qualunque continente del mondo. E dov'è la differenza invece tra le persone che sanno trovare qualcosa di fatto a mano, di realizzato? In tanti paesi c'è un ottimo artigianato, c'è un'ottima capacità di lavorare a mano, di tricottare, di stampare. Dunque, dov'è la differenza di nuovo? Beh, la differenza di nuovo sta nel capire che cosa anche il mercato ha bisogno. È un altro segmento. Questo non vuol dire che la tua creatività ha perso valore. Vuol dire che la tua creatività magari trova più esaltazione una volta che si è orientata su qualcosa che serve. Chi di voi è stato fuori dall'Unione Europea? Dove? Come? Copenaghen, Danimarca? Beh, per
però è già uno stile più particolare, il mondo scandinavo ha un mondo differente. Copenaghen. No, no, ma è comunque una zona interessante perché Copenaghen, Danimarca, Scandinavia sono un segmento nella moda, per cui sempre europeo, però interessante. Chi altri? Chi mi ha alzato la mano? In Russia? Dove? Ah, perfetto, per cui una realtà più interessante, insomma, più che si lega adesso a questa affermazione. Qualcun altro? Ok. Beh, allora, se prego. New York, perfetto. Beh, allora diciamo che se anche non ci siete stati fisicamente in luoghi del mondo, oggi avete tutti gli strumenti per informarvi su come questi posti sono, leggere i loro magazine, guardare i siti, vedere filmati, conoscere gli stilisti che funzionano in ogni area, per cui questo, come dire, le informazioni appiattiscono le barriere oggi, si può essere stati in tutto il mondo senza esserci stati fisicamente. È chiaro che esserci stati fisicamente è importante, però sicuramente ci sono dei modi, insomma, oggi di avvicinamento molto più validi e vi ripeto, sfruttateli, perché il distinguo tra chi ha viaggiato o meno solo perché poteva o ne aveva l'opportunità, oggi è una differenza secondo me meno importante. Oggi la differenza è tra chi le informazioni le vuole, le cerca e le ottiene e chi è indifferente alla cultura, alle informazioni e alla formazione, dunque piatto. Allora, questi quattro segmenti perché li ho citati? Perché nel mondo del tessile ci sono dei mercati importanti a due livelli, ci sono i mercati importanti a livello di approvvigionamento, dunque i territori da cui noi compriamo le materie prime, i territori da cui noi compriamo dei semilavorati, tipo dei materiali già elaborati. Faccio l'esempio, dalla Cina si possono comprare dei tessuti, dall'India si possono comprare degli altri tessuti magari ricamati e già stampati e così via. Dunque aree geografiche da cui ci propongono dei materiali o dei tessuti o delle lavorazioni che ci sono utili per costruire il nostro prodotto. Però oltre a questo, che appartiene un po' alla prima parte del discorso che facevamo prima, che era quello di studiamo i tessuti, impariamo perché in Italia ci sono X aziende che fanno un certo prodotto, come sono fatte simili all'estero o diverse, e dunque capirne le opportunità per poi realizzare la nostra creatività, c'è poi la seconda parte che è quella di dove vendiamo i prodotti che abbiamo pensato. Allora, qua si apre uno scenario molto complicato. Complicato perché il mondo consumatore è un mondo molto più in evoluzione del mondo della produzione delle materie prime. Potete ben immaginarvi che di tipologie di cotoni e filati ne esistano un tot e abbiano delle relative evoluzioni, potete ben immaginarvi che invece dagli anni 70 a oggi la Cina sia profondamente cambiata come mercato consumatori, la Russia abbia avuto la perestroica e dall'inizio del millennio sia un mercato aperto, e viceversa, magari recenti eventi politici anche nei paesi arabi abbiano fatto sì che mercati molto aperti di colpo si siano chiusi perché c'erano conflitti in atto. Dunque il mercato consumatori ha delle dinamiche più rapide e molto più esigenti immediate. È per questo che è importante conoscerli, perché anche se voi siete negli uffici stile e ragionate di come creare una collezione, alla fine il vostro prodotto deve trovare uno sbocco. Difatti, quando si entra in quelle aziende che hanno delle strutture più articolate come uffici stile, c'è di solito all'interno la persona che viene chiamato uomo prodotto. Chi è l'uomo prodotto? È quel soggetto che o è il direttore commerciale o è qualcuno dall'ufficio stile, ma di fatto si occupa di fare la connessione tra la creatività dello stile e il commerciale. Esempio. Il commerciale vende benissimo questi abiti perché hanno un fit molto comodo, eccetera. Ovviamente l'ufficio stile vuole innovare e fare un vestito che ha una scollatura, una lunghezza, una forma particolarmente diversa. Ecco, l'uomo prodotto dice, guardate, il commerciale giustamente chiede di ripetere, lo stile chiede di innovare, magari ripetiamo due modelli, però ne facciamo tre nuovi
E così spieghiamo anche al commerciale dove c'è la novità di quest'anno, perché non deve solo proporre delle cose già consolidate, ma deve dare un prodotto nuovo. Per cui è quel personaggio che fa un po' la mediazione. Ma questo succede nelle realtà più grandi. Se uno in una realtà un po' più media, siamo noi allo stile, siamo noi che tagliamo, che cuciamo, che ci immaginiamo il prodotto, già il cosiddetto uomo prodotto, cioè quello che sta tra la creatività e il commerciale. Per cui il mercato a cui i nostri prodotti vanno, dobbiamo conoscerlo. Allora, vorrei condividere con voi l'esperienza che ho raccolto in 20 anni della mia azienda, che si dedica principalmente alla distribuzione di prodotti. Dunque, partiamo intanto da casa nostra, l'Italia. L'Italia è dal dopoguerra a oggi un paese che si basa fondamentalmente su una distribuzione multimarca. Cosa significa multimarca? Significa che le boutique in cui voi entrate hanno un'insegna e all'interno raccolgono più brand diversi, che sia nel settore donna, bambino, sposa. Anzi, con l'occasione, c'è qualcuno di voi che ha lavorato in negozio? Che ha dato una mano il sabato, forse. Beh, vi suggerisco vivamente di farlo, perché è molto molto importante imparare a conoscere la reazione dei consumatori, anche se lavorate non nel settore tessile, che sia una profumeria, che sia un commercio di altra categoria. È una prima esperienza fondamentale per capire il senso del perché la nostra creatività o capacità manuale poi si deve trasformare in qualcosa di utile. Allora, dicevamo, l'Italia è un paese diviso per aree multimarca, articolato su punti vendita multimarca. Questo è una caratteristica molto positiva del nostro mercato, perché un negozio multimarca è un negozio che porta un'insegna con un proprietario che attraverso il suo proprio stile determina la selezione dei prodotti. Questo significa anche che se tu vai a comprare in quel negozio, vuol dire che ti piace lo stile e la selezione di quella boutique e dunque ti affidi a quel titolare o a quella commessa in particolare che ti sa seguire all'interno nella proposta. Ecco, questa cosa che è ordinaria per voi, perché voi vivete in una regione che è tra le più importanti d'Italia dal punto di vista del commercio multimarca. La Puglia spesso nell'elenco delle regioni d'Italia è tra le prime tre per vendite dei brand più fashion importanti italiani, perché avete moltissime boutique, perché c'è delle boutique spesso grandi, importanti, con delle ampie selezioni di prodotto. Questa cosa che per voi è ordinaria, quanto sapere che c'è la panetteria all'angolo della strada di casa vostra, nel mondo è assolutamente un'eccezione. Ovvero, l'Italia è proprio la patria del multimarca. In Europa c'è un buon numero di negozi multimarca, per Europa intendo Francia, Germania, Spagna. Già l'Inghilterra ha molti più department store. Cosa sono i department store? Sono quei negozi che per loro grandezza, anche fisica, trattano più categorie commerciali, per cui hanno magari l'abbigliamento donna, bambino, sposa, piuttosto che sport o quello che è, tutti raggruppati sotto la stessa insegna, però con molte divisioni merceologiche, dunque una struttura, un negozio all'ennesima potenza, perché magari la singola boutique qua si concentra su un'operazione unica. Ecco, già l'Inghilterra è un mercato molto più caratterizzato dai department store. Voi potete ben immaginarvi che un department store è molto più esigente, complesso, fa molte più verifiche di quante ne faccia la titolare di un singolo negozio, perché la titolare di un singolo negozio, se deve comprare i vostri abiti, li guarda, guarda il prezzo, ecco, la collaboratrice scrive un ordine, ma i compratori invece di un department store sono molto più, devono compilare delle schede più complesse, devono verificare di più le certificazioni del prodotto, chiedono delle consegne più complicate, perché magari non è che tu la merce la consegni direttamente al department store, la consegni magari presso un magazzino dove questo prodotto viene poi smistato, prezzato, sistemato e poi solamente portato al punto vendita. Per cui vi rendete conto che il multimarca che c'è qua in Italia è un approccio molto facile. Chiunque di voi, proprio parlando chiaro, quest'estate decide di fare la sua collezione di magliette
e vuole venderla in giro, beh, che parta con la valigetta e vada a trovare un po' di negozi. Entra, si presenta, gli fa vedere il suo campionario e magari se a qualcuno interessa glielo compra e glielo rivende nel suo negozio. Cioè c'è un accesso relativamente facile. Ora, il business è molto più complicato di quello quanto l'ho dichiarato io, però rendiamoci conto, ragazzi, entrare subito in contatto col mercato qua è proprio alla portata di mano. Questa è proprio la realtà italiana. La realtà europea è già più articolata, perché dicevamo che la Spagna, la Francia e la Germania, che sono mercati molto importanti, hanno questa struttura, ma già l'Inghilterra, che è un'economia molto forte, che è un'economia ricca, è un'economia che ha già una struttura di mercato differente, per cui cerca dei prodotti più articolati. Voi credete che un department store inglese comprerà i vostri prodotti che non hanno un sito internet, non hanno dei cartellini fatti a mano, non si capisce la storia, non si capisce perché costano così, da dove arriva il senso di questo prezzo? Assolutamente no. Vogliono essere molto più informati e vi confrontano con N prodotti nel mondo da cui loro comprano. Per cui probabilmente questo, torniamo al discorso di prima, ha una bella creatività, sono orgogliosa di farla io, fatta a mano, fatta chissà come, ma di nuovo, se non le ho dato queste caratteristiche, purtroppo non sono interessante. Per cui è molto importante questo aspetto. Ora, devo dire che volevo sapere se ci sono delle domande in seconda fila. No? Allora continuo, grazie. Stavo dicendo, per quanto riguarda il lavoro che si svolge sulla distribuzione, è un lavoro che si realizza in maniera molto complessa, perché oggi i proprietari dei negozi hanno subito, come tutti quanti, un'evidente contrazione economica. Cosa vuol dire? Che se i consumatori, che poi sono le persone che ho davanti a me, per N motivi hanno avuto una riduzione di capacità economica, meno lavoro, meno opportunità di guadagno, hanno comprato meno, anche i negozi hanno ristretto i loro acquisti. Questo cosa vuol dire? Che di nuovo i negozianti si sono concentrati su valori più autentici dei prodotti, i negozianti italiani. I negozianti italiani stanno cercando prodotti che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo, che siano fortemente rappresentativi, dunque che abbiano un valore nella loro definizione di brand molto forte. Tra l'altro i commercianti italiani sono quelli che a livello internazionale soprattutto amano comprare e diversificare molto di più. Spesso un negozio in Italia, penso anche a negozi che ci sono qua a Lecce, che conosco bene, hanno 20, 30, 40 brand in 150 metri quadri di negozio. Vi assicuro che è tantissimo. Vuol dire che se devono scegliere il vostro vestito lo confrontano a tantissimi altri prodotti e ne fanno una selezione molto definita. Ecco, questo vuol dire che anche il mercato italiano è accessibile, ma è altrettanto selettivo e veloce nella sua scelta. Ci spostiamo all'interno dell'Europa. Un negoziante spagnolo, un negoziante tedesco vede il vostro prodotto, vostro o dell'azienda per cui lavorate, e vuole comprarlo. Si aspetta che l'azienda parli correntemente inglese, che gli sappia mandare subito dei cataloghi. Ho appena parlato con dei vostri colleghi o insomma signori di Lecce che sono venuti a parlarmi di un loro progetto e mi hanno detto: abbiamo chiesto dei cataloghi online a queste marche, non ce le hanno mandate o non sapevano. Ecco, un'azienda belga ce l'ha mandato subito. Perché? Dicono, lo so perché, ma forse perché il belga aveva capito che non aveva clienti vicino ma ce li aveva solo lontano e dunque si è subito organizzato col catalogo, mentre gli altri no. Adesso non so chi siano, perché, ma di fatto voglio dire che l'opportunità di reperire le informazioni anche in questo settore è importante. Allora abbiamo una realtà italiana che in questa fase vive due fotografie diverse. Da una parte c'è il commercio quotidiano, faccio business con i miei concittadini, sono di Brindisi, vendo alle persone di Brindisi, sono di Foggia, vendo alle persone di Foggia. Poi ci sono delle località, e in Italia sono tante, Lecce, Forte dei Marmi, Cortina, dico dei nomi, Milano Marittima, Firenze, Venezia, dove invece abbiamo un grandissimo turismo internazionale. E lì che cosa cerca il turista che viene in Italia a fare shopping? O cerca la grande griff perché vuole tornare a casa con il nome che ha comprato, oppure cerca una cosa in cui sente che averla comprata qua gli ha fatto la differenza.
Per cui entra, cerca dei negozi che gli raccontano una storia, cerca un qualcosa a cui lui può avere delle informazioni. Voi non sapete quanto le persone che visitano l'Italia hanno sete di informazioni, e non solo di quelle della storia del monumento che hanno davanti, ma anche di tutte quelle vostre come informazioni. È un qualcosa che veramente noi non percepiamo la differenza tra la necessità e l'opportunità, anche nella moda, dove non è solo il vestito che ti racconta, ma è anche quello che tu gli racconti dietro quel vestito come persone, come azienda. Beh, devo dire che però i mercati principalmente consumatori del Made in Italy non sono i mercati europei, per un fatto di economia. Viviamo tutti in un'area che si chiama appunto, che è quella della Comunità Europea, dove abbiamo la stessa valuta e abbiamo un potere d'acquisto relativamente simile, non è proprio uguale in tutti i paesi, però ci muoviamo sullo stesso livello. Sicuramente i grandi consumatori di prodotti made in Italy sono i cosiddetti BRICS, dunque Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Questi come nuove economie. Resta poi l'economia americana, che è un'economia stabile, importante, che non è citata tra i BRICS perché evidentemente non è recente come economia in sviluppo, ma è un'economia consolidata ed è sicuramente l'altro riferimento. Allora, vorrei un pochino raccontarvi in una carrellata, in un giro del mondo, come sono i mercati consumatori nell'area ex Unione Sovietica, in Cina, Corea, Giappone, Stati Uniti, e poi chiudervi un po' su tutte le altre parti del mondo. Intanto va dichiarato una cosa: come nella cucina non tutti i piatti piacciono a tutti, nella moda quello che per noi è bello non è detto che sia bello per tutti, e non è detto che la sua qualità stessa sia percepita allo stesso livello da tutti. Dunque ci sono delle correnti di stile, ci sono dei mercati che cercano dei prodotti più glamour, ci sono dei mercati che cercano dei prodotti più minimal, ci sono dei mercati che cercano dei prodotti creati in larga scala, altri che vogliono dei prodotti molto unici e personalizzati. Dunque evidentemente ci sono molte diversificazioni. Non solo, all'interno dello stesso mercato ci possono esistere molte suddivisioni di richiesta, e questo soprattutto nei paesi cosiddetti a economia emergente, che ormai non è più emergente ma è ben consolidata e galoppante, aggiungerei. Allora, noi troviamo innanzitutto la possibilità di vendere i nostri prodotti nell'altro grande mercato multimarca che c'è al mondo. Secondo voi qual è? Adesso a intuizione, per chi un po' si è fatto un'idea di dov'è l'altro grande mercato in cui... Stati Uniti. Un'altra proposta? Come? Internet, dunque come mercato digitale, come territorio. Giustissima questa cosa, giusto? Cina. Ok. Allora... no, non so se scrivervi, vabbè, vi dico tante cose, magari non so se scriverle, forse potrebbe essere un pochino più chiaro, forse. Magari vi faccio un po' più uno schema su questo, così rimane un po' più chiaro. Allora, proviamo un po' a tracciare un alfabeto della distribuzione. Dunque, Italia. Allora, Italia abbiamo detto principalmente multimarca. In Italia multimarca singoli negozi, come tutti quelli che voi avete in mente, per cui punto vendita metto N, singolo negozio. Come department store in Italia ne abbiamo solo due, Coin e Rinascente. Non esistono altre grandi catene di grandi magazzini, che sarebbe la traduzione in italiano di department store. Per cui a livello di multimarca, non so come dire, metto più perché veramente rappresentano il massimo che noi possiamo avere, metterei 9 su 10 negozi, 9 sono multimarca, invece a livello di grandi magazzini sicuramente siamo, non dico scarsi, però non siamo particolarmente presenti, per cui 1 su 10 perché abbiamo sicuramente solo due grandi catene. A livello di monomarca invece, che è la contrapposizione al multimarca, che è quando tu entri in quel negozio che porta la stessa insegna del prodotto che c'è all'interno,
banalmente, intimissimi, Calzedonia, Zara, Benetton. Il franchising o il negozio di proprietà? Questo è un tema di formula. Sicuramente adesso abbiamo una crescita di questi, perché questa è la fotografia che noi avevamo fino all'anno 2000. Dall'anno 2000 i monomarca sono decisamente cresciuti in Italia per N motivi, anche legati al fatto che molti multimarca hanno chiuso per problemi economici e invece i monomarca, che sono investimenti delle aziende, magari hanno trovato più soddisfazione, dunque questo è un mercato in crescita, però non ricopre ancora la fascia principale. Le nostre città hanno ancora tantissimi negozi significativi multimarca. A questo schema sicuramente si abbina Spagna, Francia, Germania. La metto un po' così in maniera sostanziale. Veniamo per esempio al tema degli Stati Uniti. Allora, gli Stati Uniti, come l'Inghilterra, hanno due strutture simili, dove sono molto forti i grandi magazzini, è molto forte il mercato digitale, è invece molto debole il mercato multimarca. Dunque, non so, do un valore. 8 su 10, 1 su 10, questo proprio scarso. Perché questo? Perché negli Stati Uniti intanto abbiamo un territorio vastissimo, però e punti d'acquisto molto lontani tra di loro. Per cui intanto c'è una difficoltà di raggiungere il territorio. Qua al massimo, voglio dire, non trovi una cosa a Lecce, vai a Bari. Non so, al centro degli Stati Uniti ci sono stati dove solo la città principale è quella significativa dove fare acquisti. Poi restano per chilometri località più difficili da raggiungere, perché uno pensa sempre appunto New York, però poi insomma c'è tutto un territorio immenso che è molto diverso. Per cui Stati Uniti hanno principalmente una struttura a grandi magazzini, perché il grande magazzino ha rappresentato l'evoluzione dell'emporio, di quello che era proprio il luogo in cui si trovano poi tutti i beni, e soprattutto perché sono delle organizzazioni molto articolate. Voi sapete che le aziende americane sono molto brave a scalare i numeri, dunque creare un'unità, questa cosa formula bene, funziona, dunque ne faccio 2, 3, 10, 20, 100, 1000, ecco, subito, perché loro hanno un modo di vedere il business subito che cresce. Dunque sicuramente hai una struttura a grandi magazzini. Il mercato digitale è fondamentale. Se voglio comprare un prodotto di lusso, basso costo, e il negozio più vicino è a 100, 200 km, cioè è evidente che l'online è la risposta. Noi abbiamo una risposta un po' più debole sull'online, perché abbiamo tanti negozi vicini e dunque ne sentiamo un po' meno la necessità. Però immaginatevi che voi, che siete nate e cresciute qua, di colpo andaste a vivere in un qualunque luogo in Italia dove per N motivi è più difficile reperire le cose, perché siete in una località di montagna o su un'isola o qualcosa. Beh, certo, comincereste, non è che vi deprimete, ovviamente cercate i vostri prodotti, volete ispirazioni e comprate online. Per cui il mercato digitale ha anche proprio uno sviluppo endogeno, e naturalmente abbiamo un mercato multimarca. Questi due mercati si possono parlarsi nel momento in cui il prodotto è utile anche per il mercato con questa struttura. Mi spiego: se tu fai una collezione di accessori di abbigliamento artigianale, belle, eccetera, ma non la comunichi bene, per loro di nuovo è fondamentale poter capire il prodotto da dove arriva. Io, scusate, continuo a ripetere in questa lezione, ma è veramente la cosa sulla quale io vedo c'è la lacuna maggiore. Io vedo regolarmente prodotti bellissimi, ma assolutamente non espressi, e dunque e pertanto non interessanti al giorno d'oggi. Dal punto di vista invece della tipologia di acquisto, un grande magazzino compra subito delle grandi quantità. Bene. Questo vuol dire che voi siete pronti a fare subito le grandi quantità, a dare una consegna molto anticipata, a essere in grado di gestire i loro termini di pagamento, a ricevere una lettera di credito ingente da parte di una banca che vi blocca la liquidità di cassa? Non è detto. Per cui trattare con un grande magazzino vuol dire a volte trattare con delle dimensioni che non sono spesso accessibili per un'attività che magari ha una prima dimensione, per magari a un certo punto sì, per cui è comunque attraente, ma non è detto che sia. Ma soprattutto il grande magazzino, spesso, soprattutto questi americani, non somiglia a un grande multimarca, ma somiglia di più a un grande monomarca. Nel senso che spesso questi grandi magazzini, il piano non è fatto di aree dove i prodotti sono mischiati tra di loro perché
il grande magazzino li ha comprati, li ha mischiati ed ha dei look, ma è diviso per corner secondo i vari brand. E pertanto loro dietro hanno la stessa logica di come se fossero negozi distinti e chiedono al marchio di pagarsi la commessa, la pubblicità, la fornitura della merce. In pratica non apre il negozio in strada, ma lo apre al quarto piano del grande magazzino, ma il principio è lo stesso. Allora vuol dire che tu devi essere stato capace di arrivare a questo livello di attività. Dunque, come se tu avessi aperto il tuo monomarchio in Italia. Ecco perché vendere verso questo mercato ha una certa complessità, perché soprattutto il mercato ti compra se sa che tu puoi dargli disponibilità di quantità o di organizzazione, anche a livello di visual, di rappresentazione del prodotto, anche di impegno economico, perché magari loro ti dicono: guarda, noi vogliamo esporre 100 borse, però adesso te ne paghiamo 50. Le altre 50, se le vendiamo, te le paghiamo, se no te le rendiamo. Beh, questo è un rischio per l'azienda, perché hai prodotto, hai speso le tue energie, però magari non sei arrivato fino in fondo. Per cui è un'attività non così facile da gestire. Dunque, in questo momento gli Stati Uniti sono un mercato che è molto, che ha un'economia in grande rilancio, hanno ripreso a consumare, alcuni prodotti di più, altri di meno, per cui qua stiamo sempre parlando senza fare categorie tra abbigliamento bambino, donna, elegante, sposa, eccetera, eccetera. Però sicuramente non va visto come di facilissimo accesso, perché a monte loro hanno delle necessità più complesse. L'area ex Unione Sovietica, io scrivo RU per Russia così rimane chiaro. Allora, l'area ex Unione Sovietica è quell'area che evidentemente comprende tutto il blocco sovietico, dove la Russia primeggia. Però abbiamo altri paesi molto importanti: Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Azerbaigian, Kirghizistan, insomma, sono magari paesi più piccoli, satellite attorno, ma che hanno sempre nella loro capitale, Uzbekistan, ecco questo volevo dire, che hanno spesso nella loro capitale delle città molto importanti e consumatrici di prodotti di lusso. Allora, in questo periodo abbiamo molto sentito parlare della crisi che c'è tra l'Europa e la Russia. Senza entrare nel tema politico stesso, è un grande problema economico, soprattutto per l'Italia, perché la Russia e tutta l'area sono, per molte aziende, rappresentano più del 50% del volume d'affari. Ci sono alcuni marchi italiani che vendono tra il 40, il 60 o anche il 70% solo in quell'area. Per cui capite che in questo momento in cui c'è una difficoltà politica e sono scesi gli acquisti, evidentemente ne stiamo soffrendo. Dunque la macroeconomia poi colpisce l'economia reale. Perché la Russia è così importante? Perché la Russia somiglia molto all'Italia, cioè la Russia è un mercato fatto principalmente nel segmento lusso di multimarca. Ora, uno mi dirà: ma scusa, ma quel territorio è enorme, come può essere che al centro della Siberia ci sia un bel negozio quanto quelli che stanno in via Sparano in centro Bari? No, invece sì, perché sono veramente capaci. Cioè, devo dire che il popolo russo per russo intendo sempre tutta l'area, intendiamo, ha una grandissima capacità non solo nel commercio, ma anche di selezione, di creare dei contesti, delle atmosfere. Per cui conosco negozi bellissimi in Siberia, a cui sono andata, che hanno una scelta di prodotti, un visual, un'organizzazione commerciale degna di nota, da cui imparare, e se la sono creati da sole, perché hanno questa, come voi avete il vezzo creativo, loro hanno un vezzo commerciale di selezione e di individuazione dei prodotti giusti molto valida. Dunque l'Italia e la Russia vanno decisamente a braccetto, cioè l'Italia crea brand, prodotti, oggetti da vendere nel mercato russo. E il mercato russo è veramente il principale sbocco al di fuori dell'Unione Europea. Inoltre, qual è il grande vantaggio? Che loro pagano prima della consegna, e vi assicuro che questo è fondamentale. Dunque, negozi multimarca, disponibili a comprare piccole quantità, innamorati del vostro savoir-faire italiano,
che desiderano anche pagarvi prima e molto seri, vengono agli appuntamenti, vengono alle fiere, si muovono con regolarità in Italia senza grandi problemi, per cui sicuramente delle opportunità di relazione molto importanti. Che oggi questo mercato subisca una difficoltà è drammatico. Vi indico a lato pratico dov'è il problema. Il problema è che crisi politica che c'è stata a seguito degli eventi in Ucraina ha fatto sì che l'Europa abbia reagito in un certo modo, la Russia aveva poi preso le sue contromisure e di fatto un anno fa un euro era uguale a 44 rubli. A dicembre un euro era uguale a 100 rubli. Vuol dire che se voi adesso avete in tasca 100 euro ne avreste avute 50 in corrispondente e tutta l'economia si è abbassata così. Se voi andate sul motore di ricerca russo che si chiama Yandex, loro usano un po' meno Google, usano più Yandex, appena sotto la barra di ricerca dove tu inserisci la tua domanda, dunque il motore di ricerca dove metti la tua request, noi di solito abbiamo o delle news se sei su Yahoo o tutto bianco se sei su Google. Invece Yandex ha subito scritto il cambio sotto, cambio rublo, cambio dollaro, perché spesso gli stipendi anche dei manager più importanti nelle aziende sono quotati con cambio. Per cui vi rendete conto come il tema del cambio influisca a qualunque tipo di acquisto e sia noto a tutti. E evidentemente influisca anche sull'acquisto dei beni alimentari, di moda e di qualunque altro settore, perché loro sono innanzitutto produttori nel settore meccanico e fornitori di materie prime energetiche. Per cui purtroppo questo fantastico parallelo che è stato veramente il volano e la fortuna di moltissime aziende italiane, questo semestre sta subendo un drastico calo. Spero vivamente che questa cosa passi. Al di là del fatto, o soprattutto perché non, evidentemente un conflitto politico non è mai auspicabile in nessuna situazione, ma perché direttamente ritornerebbe a essere vitale per moltissime aziende. Allora, molte aziende, finito di vendere in Russia, hanno finito, o perlomeno ridotte le loro vendite verso la Russia, hanno detto qual è il prossimo mercato. Allora, qualcuno comincia a vendere agli Stati Uniti perché sa di avere un prodotto adatto agli Stati Uniti, però ci sono le caratteristiche di prima, altrimenti l'altro grande mondo economico a cui rivolgersi è l'Asia. Allora, l'Asia, a differenza dell'area ex Unione Sovietica, va scissa, perché quando tu parli di area ex Unione Sovietica puoi sostanzialmente parlare di una macro area ma con lo stesso sistema. Dunque, da San Pietroburgo al confine a sud del Kazakistan e dall'Ucraina a Vladivostok, cioè proprio per darvi entrambi gli assi di quest'area, il business model è lo stesso. Multimarca, viene con regolarità, compra, paga e, come dire, si crea dunque un'evoluzione di prodotto. Invece l'Asia ha dinamiche storiche molto diverse. Il mercato che storicamente esiste è il mercato giapponese, è il primo che sin dagli anni 70-80 ha comprato moltissimo in Europa, in Italia. È un mercato fortemente appassionato al Made in Italy, perché i giapponesi sono delle persone che danno al tema della cultura, dell'autenticità un immenso valore e dunque trovano proprio nella capacità produttiva italiana un qualcosa in cui investire. Il sistema di vendita in Giappone è un sistema molto complesso, perché la cultura giapponese è una cultura che non ha tolleranza per l'errore. Per cui se una cosa è 10, non è 9,5, non è 10,1. E pertanto il prodotto non è perfetto, è più del perfetto. Questo lo dico perché spesso loro fanno delle verifiche a cui magari anche noi possiamo non rilevare il difetto, mentre loro trovano un difetto dove c'è una minima irregolarità che a noi non era neanche evidente, tale da giustificare l'irregolarità. Dunque un mercato estremamente esigente sul prodotto. Vuole mille informazioni, fotografie, da dove arriva, come è fatto, perché esige che tutte i vostri cataloghi, i vostri dettagli siano molto specifici e di fatto questo vuol dire tanto tempo da dedicare a questo cliente. Questo cliente dunque ti stima,
ti compra, ti paga, ma ti chiede tantissimo, come se ti chiedesse l'albero genealogico di famiglia, per dirci. Ci vediamo per una pizza, no, solo se mi spieghi da dove sei partito con gli avi, più o meno la metafora è verosimile. Per cui trattare con questo mercato non è rapido. Spesso loro ti vengono a trovare una, due, quattro, cinque volte prima di decidere di comprarti. E questo si articola negli anni, vengono a trovarti questa stagione, poi la prossima, poi quell'altra. Per cui non è veloce nell'acquisto. Poi dopo ti compra ed è fedele per tantissimi anni, però ha un'attivazione lenta. Dunque un mercato interessato a noi. È un mercato che si divide al 50% tra multi e monomarca. Multi e mono, sì, scusami, li ho scritti tutti e due assieme perché sono, si accorpano allo stesso modo, nel senso che hanno la stessa proporzione. È un mercato dove quando un prodotto entra è capace che abbia una rapida evoluzione di interesse, perché loro si innamorano di dei filoni, per cui adesso senza fare nomi di brand, però se parte un certo prodotto, un certo stile, proprio può essere che rapidamente questo faccia 1, 10, 50, 100 clienti, perché assorbe parte rapidamente. Allo stesso modo, se non funziona quel prodotto, ne fai 1, 2 e non procedi neanche, cioè come dire, non c'è proprio neanche ingresso. Per cui è sicuramente un mercato, come dire, anche qua, che va coltivato, gestito. Un mercato simile ma con una dinamica leggermente diversa è la Corea. Allora, intanto perché in Corea c'è una possibilità, è più facile dialogare con la Corea perché parlano più facilmente inglese. Col Giappone è molto importante avere un interprete o preparare i propri testi in giapponese, perché c'è una minor propensione al dialogo in inglese anche sulle nuove generazioni. Soprattutto se tu devi proporre il tuo prodotto. La Corea invece è molto più, è una generazione di consumatore più recente, con l'inglese trova un modo di comprensione molto più facile, è assolutamente all'avanguardia. Seoul è tra le città secondo me più interessanti al mondo in questo momento. Sono dei grandissimi consumatori di moda e produttori di moda anche. E dunque da loro si può entrare con un dialogo un pochino più snello. Di nuovo, loro hanno distribuzione multi e monomarca. Però, come per il giapponese, sono anche i loro multimarca delle strutture complesse. Non è il singolo negozio, spesso sono catene di multimarca. E poi, per giustificare di comprare un prodotto sin dall'Italia, dove hai un trasporto che evidentemente è lungo e costa di più, una serie di limiti magari nei certificati o altro, deve essere molto motivato il prodotto. Per cui è un mercato valido, ma di nuovo va affrontato con un dialogo diretto. Devo dire che la Corea è abbastanza appassionata d'Italia. Cosa intendo dire? Che c'è una buona comunità di coreani in Italia, c'è anche una comunità di giapponesi, però anche di coreani ben strutturata. E questo è importante perché avere a che fare con una persona madrelingua è per ogni business la chiave d'ingresso in quella cultura. Un coreano vorrà trattare con un coreano per comprare il vostro prodotto, piuttosto che con voi che gli parlate in inglese e lo costringete a parlare lui in inglese, eccetera. Anche voi comprereste da un italiano anche se all'estero. Per cui questa dinamica è molto importante e con la Corea si riesce a realizzare. Credo che il mercato di tutti quelli citati, che evidentemente è in questo momento il più difficile da raggiungere perché rimane sempre complesso nell'approccio, però quello più significativo come sviluppo è la Cina. La Cina, allora, a differenza dell'area ex Unione Sovietica, dove da metà degli anni 90 per il processo della perestroica c'è stato evidentemente un'apertura del mercato consumatori, in Cina non ci sono episodi singoli storici significativi per un passaggio, c'è l'ingresso nella World Trade Organization, però poi come episodi singoli non c'è un elemento scatenante. Si dice che le Olimpiadi del 2008 furono il momento in cui la Cina si aprì definitivamente al mondo, può essere. Fatto sta che la differenza la fanno i consumatori.
Allora, cosa succede? Che la Cina, da grande paese produttore, cioè che ha, come dire, creato prodotti di ogni settore per 50 anni, sta ovviamente generando una nuova generazione, sta ovviamente creando una nuova generazione di cittadini più benestanti che vogliono consumare di più e consumare non solo cinese, ma anche altri prodotti. Per cui c'è un'attenzione verso nuovi brand. Però la Cina è sicuramente un mercato in cui principalmente 9 su 10 i negozi sono monomarca. Questo vuol dire che un cinese per comprare il vostro prodotto deve aver visto un vostro negozio monomarca e questo è molto importante. Loro non riescono a percepire il valore del multimarca. Io ho delle collaboratrici cinesi in azienda e mi dicono: quando entro in un bel negozio italiano multimarca io sono disorientata. Io quando andavo a fare shopping con mia mamma in Cina da piccola entravamo per le calze in quel negozio, dico dei nomi, Calzedonia di turno, per le scarpe da quell'altro, per Armani per Armani e così via. Entrare in un negozio che mi propone varie cose mi disorienta perché devo spendere i soldi lì, non mi piace e dunque vedete come la tua cultura ti influenza nella scelta di come spendere i tuoi soldi e in conseguenza oggi se io devo investire in dei marchi scelgo di investire evidentemente in dei prodotti che hanno una definizione molto più chiara. Questo mercato è molto interessante per noi italiani perché intanto l'Italia è il paese con la comunità cinese più grande d'Europa, per cui noi siamo quelli che hanno la maggior capacità di creare delle relazioni tra consumatori cinesi e aziende italiane. Perché per parlare con dei clienti cinesi, con delle aziende cinesi, evidentemente devi avere dei collaboratori cinesi da te in azienda per avere quella confidenza, quella relazione. E se tu hai delle persone che nella tua città, nelle tue università hanno studiato, subito crei un legame molto più semplice. Per cui sicuramente questo è un passaggio molto importante. L'altra cosa significativa è che la Cina guarda all'Italia di nuovo come un paese che la appassiona. Non è ovvio, cioè non è che tutto il mondo guarda l'Italia e la mette su un podio, alcuni posti sì, altri meno, anche questo va smarcato. E la Cina sicuramente sente un legame storico importante, per cui c'è un collegamento perché c'è una comunità cinese, perché c'è un interesse reciproco e questo fa sì che c'è curiosità verso le nostre aziende e volontà di creare relazioni. Certo che aprire un monomarca in Cina è una grandissima sfida. Perché se è già difficile aprire un monomarca da italiano in Italia o da italiano in Europa, a livello intercontinentale così diventa ancora più complesso. Però questa, nella immensa difficoltà di questa operazione, è l'operazione che serve, perché oggi la Cina ha un atteggiamento imperialista nella propria attività economica. La Cina sta sviluppando business, un imperialismo economico intendo dire, sta sviluppando business in tutta l'area del sud-est asiatico. I principali investitori in Africa oggi sono cinesi. Sicuramente restano escluse l'India che insomma si muove in autonomia e l'area russa che si muove in autonomia, ma anche all'interno dell'Europa la Cina sta facendo notevoli operazioni. Ci sono aziende italiane che sono state comprate da gruppi cinesi. Vi cito nel settore abbigliamento il marchio Pinco Pallino, che è un marchio del lusso bambino storico che probabilmente, dico un nome di un negozio storico qua di Lecce, la Cicogna in Piazza Sant'Oronzo avrà venduto qualche anno fa, per intendere un negozio molto importante, un brand molto importante di abbigliamento bambino, e sicuramente questo marchio è stato comprato 3 anni fa da un gruppo cinese. Lo stesso è successo per il marchio Gusella. Gusella è un marchio di Milano che era una catena di 6-7 negozi e poi altri perché si collegava alla Cicogna a Roma, facevano una propria linea di calzature made in Italy e poi avevano l'abbigliamento. Questa azienda per n motivi è andata dissolvendosi e un gruppo cinese l'ha comprata perché gli è piaciuto tantissimo essere proprietari di un marchio con una storicità italiana. Per cui
la Cina, io dico sempre, tu puoi ignorarla, ma lei è molto più vicina di te di quanto tu te ne sia reso conto. Per cui rispetto a tutti questi altri soggetti, probabilmente non è evidente a tutti, ma invece è molto presente e molto, come dire, c'è molto interessamento da parte loro di creare relazioni con le nostre aziende o per comprarle o per vendere scambio di prodotti. Per cui trovo che i marchi italiani che si vogliono confrontare con il mercato cinese non avranno soddisfazione a breve, perché è lento, è difficile, perché devi avere la possibilità di aprire un monomarca, cioè voglio dire il processo è complesso, però è quel processo che nell'arco dei prossimi 10 anni sarà il medesimo che si replicherà su tutti i mercati in cui la Cina influenza. In Corea, perché tra Cina e Corea ci sono molti collegamenti economici, molti gruppi coreani aprono in Cina, molti cinesi aprono in Corea, molto di più di quanto succeda rispetto al Giappone, che fa un po' a sé in questo trittico, e soprattutto per tutti gli inserimenti che la Cina fa rispetto al sud-est asiatico, dunque Indonesia, che è un paese molto importante. Vi ricordo, per chi è amante del calcio, che il proprietario attuale dell'Inter è un indonesiano, dunque spesso ci sembrano paesi lontani, ma ripeto, sono molto più vicini di quanto noi lo pensiamo. Tutta la parte delle nuove economie che arrivano da Vietnam, Cambogia, Thailandia, che si stanno a Birmania, che si stanno anche aprendo, nel caso per esempio della Birmania, delle economie di mercato. Effettivamente sempre tutte hanno all'interno spesso delle strutture cinesi, quelle commerciali, che sono proprietari dei punti vendita, che stanno costruendo nuovi shopping mall. E riparliamo di Expo. A Expo la Cina ha ben 3 padiglioni: a quello cinese, dunque della nazione Cina, ha un altro chiamato delle 100 aziende, perché è quello che rappresenta un po' l'attività, come dire, il follo di quello che si fece a Shanghai 5 anni fa. C'è un gruppo immobiliare cinese, paragonabile a un grande gruppo immobiliare europeo, che ha pagato e progettato di avere un padiglione a Expo. Cioè, voglio chiedervi se vi rendete conto del livello di investimento, al di là di economico ma mentale, della prospettiva di queste persone. Cioè, questo gruppo immobiliare cinese ha detto: noi vogliamo entrare in Europa, vogliamo far capire che siamo i numeri uno, sì, facciamoci anche un padiglione a Expo, guarda, mi sembra il caso. Cioè, è veramente incredibile questo modo di pensare, e per noi deve essere chiaro rispetto anche all'opportunità di relazioni che loro ci offrono. Per cui la Cina anche per Expo sarà molto presente in Italia. È previsto che su 20 milioni di biglietti, insomma di visitatori durante Expo, 1,5 milioni, 2 siano già stati venduti a agenzie di viaggi cinesi. Questo vuol dire che loro verranno, ci guarderanno, gireranno l'Italia, verranno magari in vacanza in Salento, cercheranno in cinese il vostro sito internet, guarderanno se voi siete sui social media cinesi, perché voi sapete che Google e tutti i social media che voi utilizzate tutti i giorni, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, sono bannati in Cina, mentre loro hanno i loro propri social media. Mi permetto di dire anche molto ben organizzati, perché hanno delle logiche più commerciali dei nostri, e dunque hanno spesso, noi abbiamo tanti social media per attività diverse, loro ce li hanno più aggregati e in maniera anche intelligente, per cui loro qua si possono, i loro social media qua si possono utilizzare, sono Weibo, WeChat e altri. E allora quando il cinese viene qua, appena ha una wifi, guarda sul suo WeChat, non è che guarda su Facebook. E se tu hai l'account WeChat ti trova, se tu hai l'account Facebook lui non ti trova. Per cui sapere che ci sarà questo incoming, rappresentare le nostre realtà, fare studiare stile, essere creativi, immaginarsi un vestito, se poi non capiamo che non possiamo raccontarlo al mondo che verrà in Italia quest'anno tramite Expo, per esempio, è perdere un'opportunità. Dunque, soprattutto questo è come dire un grande gradino, però un gradino utile, un gradino che ci apre la prospettiva sui prossimi 10 anni nel settore lusso. Altri mercati che sono... Facciamo una parola, proprio un giro del mondo. Allora, India. L'India è un mercato importantissimo rispetto al fatto che evidentemente è un paese
ricco di una immensa popolazione, ma non è un mercato ancora aperto al nostro, al nostro mondo lifestyle. È un mercato in cui se tu vai in India vedi che l'abito tradizionale fa parte del quotidiano, hanno proprio una loro cultura che pervade fortemente il loro consumo quotidiano, dunque non è un mercato rapido. Fra 5 anni magari ci rincontriamo e ne riparliamo, però in questo momento, a parte alcuni grandi marchi di abbigliamento uomo, per il resto è molto difficile essere presenti in India. Gli altri mercati che sicuramente sono rappresentati da quelli del Sud America a capofila al Brasile hanno una tematica importante, l'inversione di stagione. Se tu sei dall'altra parte dell'emisfero, quando è estate non è vero, quando è vero non è estate. Dunque non è ovvio vendere un prodotto quando tu hai delle dinamiche commerciali inverse. Inoltre il Brasile è un paese che svolge una grande produzione, che ha una grande filiera produttiva nella calzatura, nell'abbigliamento eccetera, e pertanto ha per sua politica nazionale delle grandi barriere, delle alte barriere di dazi. I prodotti arrivano a avere dei dazi del 50-70%, cioè altissimi in sostanza, perché evidentemente il Brasile vuole favorire il made in Brasil e non comprare in giro. Per cui inverti la stagione, metti i dazi, non è proprio un mercato in cui si entra rapidamente. Poi non è vero, ci sono dei meccanismi, però diciamo che non sono così ovvi. Africa. L'Africa è un paese di cui ho degli amici che la conoscono molto meglio di me, che si racconta come un immenso puzzle con realtà economiche profondamente diverse. In questo momento, per esempio, personalmente con la mia azienda sto vivendo un'esperienza positiva con un brand di moda di Cape Town sudafricano e mi sono fatta raccontare da loro com'è possibile che voi avete creato questo brand a Cape Town. Scusate, sono ignorante, non conosco il Sudafrica. Ho scoperto che c'è tutta una filiera di produzione tessile molto articolata laggiù nel confezionamento. Ecco, ci sono alcuni paesi all'interno del grande puzzle africano che stanno veramente decollando da un punto di vista di consumo. Parlavo l'altro giorno con un amico che ha un marchio di abbigliamento uomo, ha già dei propri negozi in Europa, parto a Lagos, sto per aprire il primo monomarchio in Africa. Ho detto va bene, è evidente che il consumo dell'abbigliamento lusso uomo è sempre quello che trascina, perché l'uomo nella sua rappresentanza istituzionale, quello che poi magari ha disponibilità economica, subito vuole comprare il prodotto di lusso, e dunque anche in Cina è stato l'uomo a trascinare i primi consumi, anche in Giappone, dunque è un classico come meccanismo. Però magari non era così ovvio che mi dicesse che andava a Lagos, per cui oggettivamente l'Africa è una dinamica, ma sempre con lo stesso meccanismo, questa dei monomarca. Allora, qual è l'ultimo grande mercato multimarca? Perché a un certo punto uno esce da questa sessione dove abbiamo diviso il mondo per pezzetti e dice, caspita, qua di monomarca in monomarca è il digitale, è quello che si diceva prima. Cioè il mercato digitale, adesso accomuno, scrivo Cina più resto del mondo nel senso di tutte le parti che abbiamo espresso adesso. Il mondo digitale, dunque quello di internet, quello che è fatto di Yux, Luisa Via Roma, My Teresa, piuttosto che tutti gli altri grandi aggregatori di acquisti, boutique multimarca, non aggregatori perché quello sarebbe una cosa diversa, sono quelli che possono dire, bella la tua collezione, compro 20 pezzi, perché tanto a loro non serve aprire uno store, vendono 20 pezzi del tuo marchio assieme a X di quanti altri, per cui sono il nuovo grande multimarca. Hanno delle regole particolari, perché magari ti chiedono il conto vendita, o sul tema pagamenti può essere più particolare, cioè si giocano la partita in un modo che anche quello va negoziato. Questo sempre per dirvi del perché la Russia è stato meraviglioso per tante aziende, perché era un mercato naturalmente multimarca, con pagamenti anticipati, che veniva con regolarità in Italia, dunque facile da penetrare. Mentre tutti quelli che vi ho citato dopo hanno delle dinamiche che fanno sì che le aziende devono essere creative, però devono essere strutturate, devono comunicarsi bene, devono essere reperibili. Ho fatto un paio di mesi fa un corso molto interessante di social media marketing per la Russia e l'Asia.
Effettivamente ti rendi conto come notizie a noi ovvie hanno difficile reperibilità perché loro usano motori di ricerca propri, scrivono evidentemente con il loro carattere, che sono quelli che abbiamo visto prima, e dunque le nostre notizie, non solo perché scritte in italiano, non tanto per quello, ma la notorietà delle nostre informazioni resta comunque circoscritta al nostro confine italiano-europeo, e non è vero che è di immediato accesso. In sostanza internet ti offre la possibilità di reperire l'informazione, ma non te la offre come prima opzione, e dunque questo di fatto vuol dire non essere reperibili, perché oggi chi di noi si va a guardare dopo la quarta pagina di una ricerca su Google? Tu metti la parola, se già non compare alla fine della prima o della seconda neanche vai più avanti, per cui non essere tra quelle vuol dire non esserci. E pensate come invece questi mercati hanno dei loro motori di ricerca e magari non vi trovano. Per cui quando qualcuno mi dice come faccio a lanciare il mio prodotto, dico sempre parti da una buona base di strategia di comunicazione del tuo prodotto. E devo dirvi la verità che di agenzie di comunicazione che gestiscono le aree di mercati del lusso per marchi italiani ce ne sono pochissime. Io direi il vero in questo momento tra l'altro ne conosco solo due o tre, neanche dallo stesso livello tra di loro. Mi spiego. In Italia c'è una grandissima offerta di bei prodotti, perché qua siamo tutti, la dico in sintesi, stilisti creativi di prodotti di qualità, che non raccontiamo benissimo, ma al di là di quanto noi siamo capaci di raccontarli o meno nel team, quante sono le agenzie di comunicazione oggi capaci di dire, beh, tu fai questa borsetta, bene, questa mi sembra una borsetta che va bene sul mercato russo perché è coerente col mercato russo. Allora ti faccio una magari spendiamo questa cifra affinché borsetta col tuo nome sia riperibile su Yandex, che è il motore di ricerca russo, perché così se un po' di russi cominciano a cercarla vedrai che poi potrai contattare i negozianti russi e in conseguenza generare delle vendite. Beh, per farlo non bisogna solo saper fare la teoria, bisogna avere all'interno del proprio team delle persone, essere collegati a magari delle persone delle agenzie in Russia. Insomma, è evidente, bisogna anche lì aver creato delle proprie connessioni sulla comunicazione. Non sono tante le agenzie che ti sanno fare questo, anche a un prezzo ragionevole per le aziende piccole e medie, voglio dire. Perché poi il tema è che se dobbiamo andare, insomma, dalle top player, siamo un po' capaci tutti. È come fare una bella festa quando hai tanto budget. Sfido chi non ce la fa. Cerchiamo di fare una cosa che abbia una giusta proporzione. Soprattutto rispetto al mercato asiatico, poi, perché se la Russia ancora, se i russofoni ancora intanto guardano molti contenuti in inglese con più facilità, dunque non scrivono solo in cirillico ma scrivono anche con i caratteri latini, soprattutto nel mondo moda, se devono scrivere una cosa mettono delle parole chiave in inglese, dunque poi hanno desiderio di guardare le cose europee, dunque gli piace. Assolutamente il coreano, il cinese, il giapponese comunque vuole reperire le sue informazioni nel suo codice, per cui voglio vendere in quei paesi ma poi non innestare degli ami di richiamo è un passaggio altrettanto significativo. Dunque oggi penso che queste cose debbano andare a braccetto, per cui io trovo che la creatività sia importante. Per esaurire al meglio le proprie capacità bisogna però guardare, come dicevo prima, un pochino dopo, dunque chi venderebbe questo, come, perché, e un pochino da dove arriva, tessuti, produzione, storia, filiera, voglio che il mio prodotto sia bello ma sostenibile, dunque lo racconto in un modo, racconto questa filiera per esempio sostenibile, per prendere una parola citata prima, o viceversa tecnologica, o viceversa molto autentica. Per cui, ecco, allargare il proprio punto di vista singolo. Adesso abbiamo fatto un po' il giro del mondo assieme, che non voleva né essere, né spaventare, né dire che non è accessibile il circuito e la distribuzione dei prodotti. Semplicemente per dire che oggi da soli non riusciamo a affrontare tutto, di nuovo dobbiamo lavorare in team, dobbiamo impararlo sin da quando andiamo a scuola, dobbiamo impararlo sin da quando ragioniamo delle nostre idee, perché probabilmente la nostra idea è geniale, ma qua ci vuole una ricetta che poi ci possa permettere di dialogare con questi
che sono i consumatori capaci di avere il denaro, ma la voglia, la curiosità di venire a cercare e comprare i vostri prodotti. Per cui questo è un po' il processo. Siamo partiti dai distretti tessili per arrivare a come vendere le nostre idee per il mondo. Dunque, spero che sia servito un po' come idea. Avete qualche domanda, curiosità su questo passaggio? Anche perché devo dire che questo che vi ho raccontato non è così ovvio, nel senso, io che nel mio lavoro mi occupo di questi segmenti, li ho verificati proprio sul campo. Beh, guardi, la Russia, per i motivi che l'ho spiegato prima, lo adoro. Io tra l'altro ho visitato 53 città nell'area ex Unione Sovietica in 4 anni, per cui lo conosco molto bene. E, tra l'altro, ho grande stima dei russi, nel senso che li trovo veramente capaci nel luxury. Ci sono boutique con le quali io lavoro che sono di una bellezza incredibile, una capacità di selezione dei prodotti. Capisco che magari noi vediamo, abbiamo un'immagine molto stereotipata del consumatore russo perché pensiamo, insomma, magari a delle persone che vediamo qua, però chi in Russia compra i prodotti italiani che hanno dei ricarichi molto alti per motivi di dazi e trasporto e abita laggiù della classe alta, dunque con capacità di spesa significativa, ha notevole gusto e capacità di selezione. Per cui non va confusa con magari, insomma, le situazioni che noi possiamo magari avere nella nostra visione quotidiana. Ecco, comunque, insomma, ci sono capacità di espressione molto, molto diverse. Devo dire che il secondo che mi piace moltissimo è la Cina. Mi piace molto la Cina perché la trovo la grande sfida, cioè penso che questo sia come dire proprio il non so se dovessi esprimere con una metafora, il dottorato, il master, non so come dire, cioè un'azienda che riesce a entrare in Cina, secondo me ha veramente messo in cassaforte un lingotto per i prossimi 10-15 anni di sviluppo. Perché è riuscita a fare proprio quel salto organizzativo e non è assolutamente ovvio, cioè è molto performante. Comunque l'internazionalizzazione sia verso il mercato russo sia verso la Cina, qualunque internazionalizzazione è un atteggiamento, è un'educazione che l'azienda deve vivere, mi spiego. Non basta parlare inglese e noi da soli non ci bastiamo. Noi se siamo italiani facciamo gli italiani, se siamo di dove siamo facciamo quello che dobbiamo fare nell'azienda, ma l'azienda deve essere strutturata da tante persone che magari hanno studiato in Italia, per cui è molto bello adesso se ci sono dei vostri compagni di classe che hanno origini, culture diverse, perché domani saranno quelli che vi aiuteranno a mediare per lavorare con quei mercati. Torno a ripetere, non so, città come Milano, Napoli, Roma, che c'è questa grande comunità cinese. Uno dice sempre, sì, ma insomma questi quartieri, beh certo, magari ci sono delle questioni sociali della città, però oggi queste persone spesso mandano i loro figli in Bocconi a studiare. Esiste all'interno della Bocconi l'associazione studenti bocconiani cinesi, no, cioè, io sono rimasta senza parole, sono organizzati tra di loro, si vedono, fanno tutte le tesi ovviamente di laurea legate già alle aziende con le quali vogliono andare a lavorare quando escono da Shanghai, cioè, e oggi sono degli studenti che hanno in questo momento nel ranking di, scusate non ho l'espressione giusta tra le mani, tra quelli che trovano lavoro qualitativo ben retribuito in maniera più rapida, è il gruppo dei cinesi che esce il primo, perché è quello più richiesto dalle aziende. D'altronde parlano correntemente cinese perché sono nati a casa parlando cinese, probabilmente hanno fatto tutte le vacanze in Cina da quando erano piccoli, giustamente se non parlano italiano correntemente parlano perfettamente inglese perché magari hanno fatto il corso con quell'altro e capiscono la nostra cultura, quando io ti dico bello questo capiscono che cosa vuol dire bello per me e poi per la signora di Shanghai e dunque sono esattamente il mio mediatore culturale per sviluppare il mio business. Comunque l'internazionalizzazione passa dall'inserire in azienda
o lavorare assieme a un team di persone da più parti del mondo. Altrimenti al di fuori degli Stati Uniti, che è facile perché insomma parla inglese, e alla fine siamo cresciuti con gli Stati Uniti a colazione, tra i telefilm, gli attori, le cose che vediamo, siamo molto condizionati, la musica, dunque non è che dobbiamo più di tanto negoziare con loro, invece tutti gli altri sì. Grazie. Grazie a te perché ci hai aperto un mondo, non soltanto come metafora ma anche proprio praticamente. Mi ha fatto il giro. Avete domande? Oppure posso... C'erano alcune domande, insomma, che erano... Ah, certo. Se tu ci dedichi solo 10 altri minuti. Mi chiedevano, qual è l'ultimo o gli ultimi tessuti di tendenza usciti in commercio, più che altro dal punto di vista magari come tessuti diversi o tecnologici, oppure che ancora non si conoscono e non possiamo conoscere. Come possiamo conoscere? Allora, dunque, la tecnologia nella tessitura è veramente la nuova frontiera che molte aziende seguono e valorizzano già da più anni. Cosa intendo dire? Banalmente, 40 anni fa ti mettevi 3 cappotti addosso, 8 sciarponi, uscivi fuori, avevi ancora freddo. Oggi a volte ti metti una giacchetta di medio peso, però dentro al termo, ora l'idrolio repellente, n altre attività, le cerniere che hanno delle chiusure molto innovative, magari adesso ci sono i nuovi bottoni col magnete, non devi neanche più fare il click clack, non so, n attività accessoristiche che fanno sì che tutto il tuo capo abbia un'efficacia differente. Per cui questi prodotti sono i prodotti sui quali magari tu fai anche dei modelli classici, perché voglio dire il capospalla, il giaccone, la fill jacket, quella a 4 tasche, un po' con la taschina sul fietto che portano molto spesso gli uomini, che sono magari dei modelli di outwear molto classici, fatti man mano negli anni con materiali diversi, acquisiscono un valore diverso. Allora io ho notato che nell'evoluzione stilistica ci sono due correnti, ci sono i brand che evolvono molto da un punto di vista della estetica completa del prodotto, dunque lavorano sulle stampe, lavorano su delle forme particolari, però poi lavorano con cotone, lino, sintetici vari, però insomma rimangono sempre abbastanza neutri. E invece ci sono prodotti, sono brand che magari lavorano su un singolo prodotto perché fanno il capospallo, il pantalone, però lavorano moltissimo in verticale sul tipologia di tessuto, sull'innovazione della forma, dei fit, delle caratteristiche dei materiali che utilizzano. Ecco, io trovo che questo secondo filone sia un filone molto interessante, soprattutto nella abbigliamento uomo, dove comunque non ci sarà nell'abbigliamento uomo un'evoluzione perché di colpo andrà la giacca pois dicendo una cosa, ma piuttosto evolverà lo stile in termini di performance, di fit e dunque sicuramente i nuovi materiali. Quelli che sono i nuovi materiali che presenteranno a Milano Unica, ce ne sono tantissimi nuovi e sono... Non posso che dirvi, andate e verificate, anzi sicuramente ci sono alcune aziende che si sono tra di loro associate come aziende che vedono nel focus dello sviluppo tecnologico dei tessuti la loro caratteristica, per cui non ho una preview da darvi, forse la scoprirò anch'io perché domani mattina sono all'inaugurazione Milano Unica, però sicuramente ce ne sono, perché anzi hanno aggiunto un padiglione in più quest'anno perché evidentemente c'erano più espositori e più cose da raccontare. Come è vista la moda al giorno d'oggi? È vista in modo funzionale all'estero? Allora, ho letto uno studio insomma qualche mese fa in cui oggi se tu hai 1000 euro da spendere magari un tempo li avresti spesi X sulla moda e oggi questa percentuale è nettamente scesa perché siamo noi come consumatori italiani, così poi vado poi a quelli stranieri, molto attratti dal consumo di cose che ci danno un senso di modernità, e queste sono le nuove tecnologie, i mezzi di trasporto che utilizziamo, comunque oggi per esempio un treno come l'alta velocità lo paghiamo una certa cifra ma ci fa piacere viaggiarci perché abbiamo dentro internet, perché siamo seduti comodi, perché funziona il nostro lavoro, per cui magari calibriamo i nostri metodi di spesa in maniera differenti.
Allora, la moda, tra l'altro, siamo abituati, siccome la produciamo, anche a comprarla a prezzi diversi, perché qua in Italia possiamo avere gli outlet, possiamo avere delle situazioni anche di spesa minore perché abbiamo produzioni più vicine. Dunque forse la moda resta per gli italiani importante, ma lo è rispetto a uno stile generale, non solo rispetto all'acquisto dell'ultima tendenza, perché comunque restiamo un'economia che è uscita da 5 anni di crisi e sicuramente non vede nella spesa folle la priorità, come magari c'era insomma nelle epoche precedenti. Nelle economie invece che abbiamo citato prima, in Russia il consumo della moda resta molto significativo, c'è benchmark, è importante e rappresenta sicuramente una priorità nella gestione del proprio portafoglio. In Cina dipende, perché in Cina, come in questi paesi in cui c'è un'attività anche rurale molto ampia, cioè ci sono paesi, non sono solo metropoli, ma sono anche società molto complesse, con anche attività a livelli sociali molto diversificate, c'è la ricerca della moda come status. Dunque, se io porto un prodotto con un logo, se io porto un prodotto che mi rappresenta, mi è iconico, sicuramente in questo caso mi serve per differenziarmi all'interno della mia società. Dunque, su questo sicuramente il mercato cinese in particolare resta ancora molto legato a questo concetto. Ok, l'ultima. Come si fa ad essere aggiornati con il mondo? Nel senso che ci hai fatto alcuni esempi anche durante il tuo lavoro, no? Di quello che, cioè di come si possono conoscere i mercati cinesi anche andando semplicemente sul loro portale. Qualche altro esempio? Allora, dunque. Cioè, esistono dei report scaricabili anche per noi? Ok, allora. Proviamo a partire per esempio dal tema, non so, per esempio mercato russo. Allora, il mercato russo è un mercato che dal punto di vista delle informazioni non è molto trasparente, nel senso che non hai moltissimi report di analisi sul mercato proprio come analisi, perché scusate, come studio di settore, perché non si esprime come mercato produttivo nella moda, ma come consumatore. Dunque lo possiamo analizzare noi attraverso, ma invece, dei nostri magazine. Noi abbiamo in Italia 2 riviste che sono molto valide, che sono Fashion Magazine e Pan Bianco, e all'interno di queste ci sono spesso dedicate alla Russia, al di là che loro hanno dei numeri per la Russia, che magari hanno la versione inglese cirillico adiacente, trovi anche spesso proprio nella versione italiana invece dei numeri di approfondimento, e questi li trovo già un buon primo segmento. Se poi vuoi conoscere le realtà dei negozi in Russia, per esempio c'è un book che si chiama, adesso dovrei verificare la dicitura esatta, mi pare Retail Book, no, The Black Retail Book, che è edito da una casa editrice di Milano, che raccoglie 100 negozi più belli in tutta la ex Unione Sovietica. Allora, veramente chiedendosi chi sono i bei negozi in Russia, prendi questo libro, te li trovi tutti lì, vai sui siti, cominci a guardarteli e ti rendi conto di che marchi comprano, che cosa fanno, come si muovono. Il next step, che è il più giusto, è avere una persona che parla russo e con questa andare sui siti di tendenza russi, dunque sui magazine, sui vari Elle, Officiel, Vogue Russia, e vedere che cosa loro si raccontano. Però questo lo possiamo fare, perché insomma di russi in Italia ce n'è tanti, o di italiani che studiano russo pure, e dunque entriamo dentro la notizia. Direi che questo dunque è un approccio molto empirico ma reale. Su invece il tema della Cina, per esempio, come entrare come mercato, in questo momento ci sono ci sono intanto degli organi interessanti, per esempio c'è la Fondazione Italia-Cina, che è una fondazione che ormai ha penso 20 anni, che aggrega sia grandi aziende sia aziende di struttura più piccola, che evidentemente fanno business tra l'Italia e la Cina. Hanno regolari loro riviste, magazine che pubblicano non solo sulla moda, sull'andamento e l'evoluzione della Cina.
La Cina è al centro dell'interesse per tante attività. Tornando per esempio a Luisa Via Roma, di cui parlavamo prima, l'ultimo loro evento che hanno fatto a gennaio, dedicato a tutte le blogger internazionali, l'hanno dedicato a tutte le blogger asiatiche, e dunque hanno fatto tutto un focus sulla comunicazione verso l'Asia. Sempre sul tema Cina, ci sono, questo in maniera trasversale, da un punto di vista dell'e-commerce, Netcom, che è l'associazione italiana e-commerce, ha alcuni suoi funzionari specializzati sulla Cina, e mi viene in mente alcuni seminari che ho visto che dedicavano a e-commerce e Cina. Penso che sicuramente su Milano ci possano, dico Milano come aggregatore di informazione, poi dopo magari uno vede in maniera trasversale come arrivare, vari elementi di approfondimento culturale, perché poi il tema culturale è anche importante, non è solo che magari uno deve trovare la notizia che ti serve esattamente verticale sul tuo, dedicati sicuramente anche alla cultura cinese. Esistono associazioni di imprenditori cinesi, hanno dei loro magazine che si pubblicano anche in versione inglese, e dunque forse, insomma, questo è già un primo passaggio d'approfondimento, credo. Okay, grazie, sei stata... Grazie a voi. Penso di poterti ringraziare a nome di tutti, e penso di poter dire che abbiamo capito che cosa significa essere imprenditori, cioè avere non soltanto la passione, ma studiare anche cose collaterali che fanno sì che quella passione diventi poi business, diventi sostenibile e diventi vita, fondamentalmente. Quindi grazie per questo, grazie. È stata una lezione bellissima, importante, fondamentale, non so che dire, veramente sbalordita di tutto. Grazie. Grazie a voi. Allora, mi preme ringraziare i partner, ai Project, Officine Cantelmo, Fab Lab Lecce, cometiveste.it, iMove Puglia. Grazie ad Alessandra Guffanti, che è stata preziosa. Ci vediamo il 9, c'è Calignano, dalle 3 alle 6. Grazie mille.